Pescara supera 2-1 il Benevento e vola da solo al comando della classifica in Serie B. Il Teramo invece perde nettamente contro la Feralpi Salò, momento delicato per la formazione del presidente Luciano Campitelli. Nel basket, Roseto cede a Mantova in Serie A. In Serie B iniziano molto bene l'Amatori Unibasket Pescara e Chieti, che vince al photo finish in trasferta. Sempre più in alto il Notaresco in Serie D, vince anche il derby di Avezzano e vola al comando della classifica, sempre più da sola. Nuovo allenatore Attilio Piccioni per il Chieti, fatale il KO contro i Nerostellati, a questo punto ex tecnico Marino. E oggi parleremo di Federazione Italiana Sport Equestri in studio, soprattutto dei più piccini con il progetto CONI, lo scopriremo durante la nostra Domenica Sportiva. Buonasera, ben trovati a tutti. Un saluto a chi ci ascolta e ci segue da casa. Scopriremo tanti progetti questa sera, tratteremo tanti temi. Un saluto a Andrea Berardinelli alla telecamera, Dino D'Angelo in regia. Lo faremo con Dino Zampacorta. Ciao Dino, buonasera. Buonasera a voi tutti. Un curriculum eccezionale da leggere poi insieme. Il mio o il tuo? No, il tuo. Io non c'entro nulla, il tuo. Parleremo di Serie B di calcio e non solo con te. Ciao Dino, buonasera. Grazie. Buonasera, ben trovato al presidente dell'Unibasket Pescara, Carlo Di Fabio. Buonasera presidente. Buonasera Enrico, buonasera a tutti. Complimenti per l'esordio vincente, progetto Unibasket che tratteremo anche con il responsabile marketing Massimiliano Mattioli. Ciao buonasera. Massimiliano. Buonasera a tutti. Buonasera a te, naturalmente Maurizio Formichetti, con il quale parleremo. Buonasera. Di Maurizio, di cosa? Di tutto. Di tutto? No, di tutto, di calcio no però. No, perché la tua Pratola è costata la panchina. Di calcio... Sì, di calcio sì. Gianluca Di Mascio, sì. Buonasera, Federazione buonasera, Italiana Sport Equestri, con te e con voi. Fatevi un applauso, parleremo di questo progetto. CONI. Ovvero fino a 14 anni che vi ha dato tantissime soddisfazioni. Vi ricordo che nel campionato di Serie B è in corso il posticipo tra il Palermo e il Crotone, risultato parziale 0-0, primo giro con i nostri ospiti. Dino Zampacorta, ti presento come agente FIFA, hai tantissimi giocatori di altissimo livello che conosci, tanto ci dici uno con cui hai stretto particolare amicizia nella tua carriera? Prima di parlare di un flash del Pescara? Ma ne ho tanti, dai, particolare, boh, Gattuso, Pirlo, non lo so, ne ho tanti. Gattuso, Pirlo, tutti i giocatori amici di Maurizio. No, parliamo di quelli con i quali continuo ad avere un ottimo rapporto e per me è un vanto. Dicene uno, oltre questi che hai detto. Attuali, Ribéry. Ribéry, giocatorino così. Per dirtene uno. Bayern Monaco. Perché sono stato con lui due giorni fa. Due giorni fa con Ribéry. Sidorf anche, lo sento. Sì. E invece questo Pescara, da che vola da solo al comando della classifica? Pescara è una nota positiva, eh. Non se l'aspettava quasi nessuno, forse neanche io. Una buona squadra che sta dando soddisfazioni. Adesso sento già dei voli pindarici, questi lasciano il tempo che trovano, siamo i primi in classifica, bene. Io continuo a dire che siamo già a buon punto per la salvezza, che è la prima cosa da fare, perché il campionato a 19 squadre è particolare. In 28 anni che ci sto dentro ne ho viste tante di cose accadere strane. Squadre che finiscono il girone d'andata prima in classifica o seconda e lottano per fare i play-out per la retrocessione. Però Pescara sta giocando molto bene, quindi la Pescara classifica c'è. Pescara è una squadra forte. In tutte le squadre di calcio il centrocampo è fondamentale, il Pescara è stato bravissimo a fare un centrocampo fortissimo. Ne parleremo durante la nostra trasmissione. Il centrocampo a cui fa riferimento naturalmente Dino Zampacorta è quello composto da Brugman, Memushai e Machin, che sta facendo soprattutto nelle ultime tre partite. No, io ci metterei anche Andrea Palazzi, Melegoni, sono due titolari per ogni ruolo, perché forti. C'è anche Canutè, forte, assolutamente forti, sì. Forti. Unibasket Pescara, buona la prima presidente, buonasera, 96-77 contro una di quelle squadre che sulla carta, secondo gli esperti del basket, era della fascia di Pescara, Nardò, quindi comunque un buon approccio, complimenti. Ma bella vittoria, la prima giornata non è mai semplice, c'era un po' di tensione all'inizio, però insomma credo sia stata una partita dominata dalla metà del primo quarto. Sicuramente comunque Nardò sul campionato, soprattutto in casa, sarà un osso ostico per tutti. Obiettivo, primi tre posti per l'Amatori? Sicuramente sì. Unibasket, abbiamo detto, Massimiliano Mattioli, un progetto che avete ampliato fondendo più società quest'anno, un progetto che ha come mission? Un triennale di cercare di salire in A2.
Le prospettive sono interessanti, la società è composta da persone molto competenti, siamo uniti, coesi, la squadra a mio avviso è molto forte, prospettive per migliorare, prospettive sia economiche che proprio di fascia della società. Oggi un'eccellente risposta da parte del pubblico, perché più di 1200 persone alla fine di campionato. Per dire due numeri, abbiamo superato le 400 tessere gli abbonati, il record per la società. Quindi diciamo che il progetto è partito bene. Molto bene. Ne parleremo durante la nostra domenica sportiva. Maurizio, che è successo a Pratola? È successo a Pratola che i Nerostellati hanno inflitto una sconfitta pesante ai Neroverdi di Chieti, e con tutto ciò che ne è accaduto dopo, contestazione qui fuori lo stadio, Marino che è stato licenziato. Tu mi dici che Piccioni è sicuro? Io penso che arrivi Attilio Piccioni. Anche se stanno facendo ancora una riunione, pure io sono convinto che arrivi Piccioni, però stanno decidendo in questo momento che chi prendere e come comportarsi. Veramente la società voleva che Marino si dimettesse, ma lui non ha voluto o non vuole, e di conseguenza verrà esonerato. Sì. Chiaramente Maurizio, con te parleremo anche di basket con la tua Magic, di ciclismo, perché oggi ci sono state altre corse importanti in attesa del Lombardia della prossima settimana, e non solo del Chieti Calcio. E di nuovo ben trovato a Di Mascio, Federazione Italiana Sport Equestri. In un minuto anche per te, Gianluca, presentaci questo bel progetto di cui parleremo questa sera. Stiamo uscendo da una bella stagione agonistica che ha avuto come top le due manifestazioni nazionali, che sono le Poniadi, che si sono svolte a Roma al centro equestre militare di Tor di Quinto, e poi il trofeo CONI, dove tutti i ragazzi fino a 14 anni di tutti gli sport si incontrano, e l'Abruzzo l'anno scorso è stata medaglia d'oro e quest'anno è stata medaglia d'argento. E qua un applauso va agli istruttori, perché fatemi anche un applauso, perché no? Beh, guarda quante medaglie che vedo al collo, ne vedo tantissime di medaglie, ne vedo al collo. Poi ci dovete spiegare che cosa sono tutte queste medaglie dopo, perché veramente addirittura ne vedo 3-4 appese al collo, medaglie anche grandi. Complimenti ai ragazzi e ragazze, bravissimi, prego. Stavo dicendo un applauso va agli istruttori, perché è uno sport particolare che ha una carenza di impianti, di impiantistica, e loro fanno dei sacrifici immani riuscendo ad avere anche degli ottimi risultati. Quindi io sono come dirigente e il Comitato Regionale Abruzzo è estremamente soddisfatto. Il settore giovanile va a gonfie vele, facciamo delle belle figure a livello nazionale. Fino a 14 anni, no? Sì, fino a 14 anni con i pony. Fino a 14 anni con i pony. Quindi diciamo che qui c'è il meglio dell'Abruzzo. Sì, sono gli atleti medagliati sia alle Poniadi. Le Poniadi è una kermesse nazionale dove sono incontrati oltre 1000 bambini di 17 regioni, la Repubblica di San Marino, eccetera. Sono tutti medagliati. Insomma. Allora facciamole vedere un po' le medaglie a favore di telecamera, perché guardate quante ne sono, ragazzi. Io vi faccio veramente i complimenti, perché sono tantissime. Rendete onore alla regione che portate scritto sul petto, ovvero l'Abruzzo. Maurizio, sei interessato? Volevo dire una cosa al Presidente. Prego, vedo magari non hai 14 anni per partecipare. No, purtroppo no, però vedo un numero massiccio di femminucce, solo 3 maschietti. Come mai? Esatto, perché l'equitazione è così. L'equitazione è così, perché è uno sport dove ci vuole molta concentrazione, molta dedizione, e io sono maschietto, ma devo dirlo, purtroppo le femminucce sono più concentrate, cioè sono più meno evanescenti di come sono. Io ho 2 figli maschi, quindi posso dirlo che fanno equitazione, hanno fatto quello che hanno fatto loro, adesso fanno discipline, salto ostacoli, eccetera, ma sono proprio le femminucce sono nettamente diverse. Va bene, stiamo vedendo anche le immagini, ne abbiamo tantissime del vostro progetto, di tutto quello che avete fatto in questa stagione, e chiaramente ne parleremo nel corso della nostra domenica sportiva. Ora io direi, Dino, di andare con il quadro grafico relativo ai risultati del campionato di Serie B di calcio, poi ci ascolteremo l'intervista al presidente Sebastiani e parleremo di questo splendido momento con Dino Zampacorta. Allora, possiamo vedere i risultati della 7ª giornata, ricordando che all'intervallo 0-0 il risultato del posticipo tra Palermo e Crotone, Verona
ancora Lecce, risultato a sorpresa 0-2, Carpi Cosenza 1-1, tra l'altro ha pareggiato Baez, ex Pescara all'ultimo secondo utile, Cremonese Salernitana 0-0, Foggia Ascoli 3-2, Pescara Benevento 2-1, Perugia Venezia 1-0, Brescia Padova 4-1, Livorno Spezia 1-3, per una classifica che, e guardate quanto è bello vederla, Pescara comanda con 15 punti, poi tutte le altre, Verona 13, Lecce e Spezia, prossimo avversario del Pescara 12, Cremonese 11, via via tutte le altre per una classifica chiusa dal Livorno con 2 punti. Dino Zampacorta, allora, questa classifica però lo possiamo dire che rispecchia quanto visto in questo primo mese di campionato. Pescara sta lì e con merito. Prima parlavi del centrocampo, ma se ti dovessi dire una cosa che ti ha sorpreso particolarmente di questo primo mese del Pescara, cosa mi rispondi? Antonio Balzano e Cristiano Del Grosso. Quindi due esterni bassi, perché? Beh, bassi sulla carta, ma in realtà spingono come dei forsennati e guardando la carta d'identità mi hanno sorpreso, soprattutto Cristiano Del Grosso, perché io sapevo che era un gran giocatore, vabbè, la sua storia lo dice, anche se nell'anno scorso ha giocato poco per scelte tecniche, ma sta molto bene fisicamente, credo che siano i due elementi che stanno veramente facendo la differenza. Poi è chiaro che quando gioca Ugo Campagnaro dà una sicurezza totale a tutto il reparto, perché insomma, parliamo di un campione e siamo ben assemblati secondo me da tutte le parti. Poi abbiamo scoperto questo Mancuso, che forse gli altri hanno scoperto, io già sapevo che è messo secondo me messo al centro dell'area, è devastante. E quindi questi sono i risultati. Io sono felice perché le ho viste tutte, tranne il Foggia in casa perché ero all'estero per lavoro, e devo dire, dobbiamo ammettere che col risultato di Padova, dove purtroppo abbiamo preso quella doccia gelatissima all'ultimo minuto, il Padova non meriteva assolutamente il pareggio, e forse è stata la più bella partita che abbiamo fatto e strameritavamo di vincere, alla fine abbiamo lasciato lì 2 punti. Però un po' va a bilanciare quando sento dire che abbiamo avuto fortuna, perché effettivamente è vero, perché ero in questi studi con la Cremonese e abbiamo pareggiato al 94esimo su una uscita a vuoto clamorosa del portiere, quindi quel punto lì diciamo forse non era tanto meritato. Col Foggia abbiamo sofferto tantissimo, alla fine abbiamo portato a casa il risultato, ma io credo che, come si suol dire, alla fine del campionato la fortuna e la sfortuna si va a bilanciare, già siamo quasi pari, insomma, ecco. Beh, quindi certo, è meritato il primo posto. Nella seconda parte con te, poi quando vedremo anche il servizio alle 23, perché prima per i diritti di quest'anno non possiamo vedere le immagini, ti chiederò anche qualche valutazione in chiave mercato di questo Pescara, ma ne parleremo dopo. Adesso, prima di ascoltare il presidente Sebastiani, ti vorrei chiedere se secondo te a questo punto la Serie A deve diventare un obiettivo o no, bisogna restare, non la deve guardare il Pescara la classifica? Cercherò di parlare da addetto ai lavori, se parlo da tifoso ti dico che voglio andare in Serie A, è chiaro, sono di Pescara, amo questa città, amo questa squadra, sono 28 anni che ci sono dentro e ci viviamo tutti, credo che più o meno anche chi non è interessato di calcio voglia che il Pescara vada in Serie A per l'Abruzzo, per l'onore, per tutto quanto, anche chi interessa un po' meno. Ma parlando da persona addetta ai lavori, io continuo a dire di non star lì a fare voli pindarici, assolutamente, questa è una squadra costruita bene, è una squadra che può dare tanto anche negli anni, con ovviamente qualche piccolo ritocco. Se dovesse arrivare innanzitutto i playoff, per me è già un gran risultato. Se poi dovesse accadere l'imponderabile, che io mi auguro, è chiaro che ne sarei felice, però voglio smorzare i toni, io non sono il presidente che giustamente lo deve fare di prassi questa storia qua, anche se so che nel suo intimo lui finirebbe la stagione oggi stesso prima in classifica, questo non è possibile, non voglio spegnere illusioni a nessuno, però godiamoci questo momento, arriveranno anche tempi un po' più grigi, ma saremo, la squadra è forte, questo è poco ma sicuro, ma io lo sapevo, c'era un po' di scetticismo. Un giocatore ti voglio chiedere, perché poi ne parlerà anche il presidente Sebastiani, José Machin, che ieri ha risolto la partita. Un buon giocatore. Mi spieghi questa operazione, come la valuti, fatta con la Roma, o meglio la Roma che ha ceduto completamente il tesserino del calciatore al Pescara? Una bella operazione per i biancazzurri. Qui parliamo di un discorso prettamente tecnico-finanziario dove non sta a me dirlo. Però il Pescara ci ha guadagnato. Però il Pescara ci ha guadagnato perché ha preso un grande giocatore. Forse la Roma non si aspettava queste qualità. Pescara con la Roma non è la prima operazione che si fa, no? Voglio ricordare Verdi, addirittura Politano. Ci sono Mico Lucci nell'ultimo, ecco. Pescara con la Roma c'ha dei buoni rapporti come li ha con l'Inter e con la Juve. Questo va dato un plauso anche al presidente e ai direttori. Perché creare una simbiosi così forte, farsi dare i ragazzi più forti o presunti tali da società importanti come la Roma, come l'Inter, come la Juve,
non è una cosa semplice, altri ci provano ma non ci riescono, quindi se il Pescara ha acquisito questa fiducia di questi grandi club vuol dire che il Pescara ha preso tutto il cartellino di Mascini, che significa che è proprietaria secondo Dino Zampacorta, che tra l'altro nel suo ricco curriculum vedo amicizie con Berlusconi, Paratici, quindi sono 28 anni che ci sono dentro, quindi diciamo che... con i vertici dei diritti della dirigenza mondiale. Quanto può valere un Mascini oggi per quello che sta facendo? Il calcio è un po', sono un po' come le azioni in borsa. Non è che... Quanto può valere secondo te oggi, Mascini? Oggi Mascini vale 4-3 milioni di euro, considerando la carta d'identità, considerando il potenziale che secondo me è ancora più alto di quello che ha fatto vedere, può valere anche 3 milioni di euro, ma le società come il Pescara, come diciamo una medio-piccola, non ha la forza di puntare su Mascini. Faccio l'esempio, ecco, Mascini quest'anno mi auguro fa un grande campionato, arriva una squadra importante e tu devi venderlo. Perché abbiamo bisogno di rimpinguare le casse, no? Ma se nel momento in cui Mascini hai la forza di non venderlo, e se mai ti fa un altro campionato importante, anziché 3 o 4 milioni, poi lo vendi a 10-12. Vogliamo ascoltare le parole allora del presidente Daniele Sebastiani, rilasciate in esclusiva a Rete 8 Sport dopo la partita di ieri, e poi ancora commenti in studio. Sebastiani. Prima domanda è d'obbligo: che bello è guardare tutti da lassù? No, che bello è aver fatto una partita come quella di oggi. Secondo me è una partita dominata dall'inizio. Abbiamo preso un gol purtroppo su una punizione nostra data poi un secondo dopo al contrario, e se no non abbiamo rischiato assolutamente nulla, abbiamo colpito due legni. Alla fine Gas purtroppo è arrivato stremato, perché a mio avviso oggi Brugman ha fatto una partita straordinaria, da 10. Così come tutta la squadra, devo dire. Poi devo dire che i vecchietti del Pescara stanno facendo veramente la differenza, perché Ugo è praticamente insuperabile e Del Grosso e Balzano hanno fatto una grande partita anche oggi. Quindi veramente complimenti a tutta la squadra. Però la classifica dice che il Pescara è primo. E rifaccio la domanda: che bello è guardare tutti da lassù? Sì, ma siccome noi la classifica non la guardiamo, non la guardavamo ieri e non l'abbiamo guardata neanche oggi, noi dobbiamo continuare a giocare così, poi fra 4 mesi, 5 mesi vedremo dove ci troviamo, però l'importante quest'anno, come ho sempre detto, è un campionato difficilissimo a 19 squadre, bisogna stare sul pezzo sempre, quindi noi continuiamo per la strada nostra. Poi è giusto che il pubblico si entusiasmi, è giusto che il pubblico urli, è giusto che il pubblico canti, faccia tutto quello che vuole, ma noi dobbiamo stare con i piedi per terra. Quest'estate mi diceva nel ritiro di Palena: sono felicissimo per aver riscattato Mascini. Oggi una prova da 10 secondo me. Ma noi non è che compriamo i giocatori così a caso, cioè, il lavoro che fanno i direttori sono in quella direzione, cioè, non è che il Leone fa migliaia di chilometri alla settimana per divertirsi, va in giro a vedere le partite, vede i giocatori e poi quando è il momento di scegliere si cerca di sbagliare il meno possibile. Però Mascini è un giocatore forte, è un giocatore importante, tenete presente che oggi sugli spalti dell'Adriatico c'erano 4 accreditati stranieri a vedere il Pescara, quindi... E a vedere chi in particolare? Ma non lo so a vedere chi, ma se vengono a vedere il Pescara evidentemente quello che pensiamo noi dei nostri giocatori lo penso anche gli altri. Che squadre erano? Questo ce lo può dire? Top secret? No, sono lì quindi. Allora ritorniamo un attimo sulla partita, presidente, perché commentavamo prima il Benevento, al di là di quella punizione forse invertita perché prima c'era fallo su Monachello, non ha fatto un tiro in porta per 90 minuti e il Benevento sulla carta è la squadra più forte del campionato. Sì, il Benevento è una squadra, è una corazzata, avete visto nel secondo tempo hanno cambiato l'attacco, sono entrati Insigne, Buonaiuto e Coda, cioè, non so chi abbia la possibilità di avere in panchina giocatori così. Evidentemente oggi il Pescara ha giocato molto bene, perché noi guardiamo sempre gli altri, però dobbiamo guardare qualche volta in casa nostra, e oggi devo dire che il Pescara ha fatto una partita senza una sbavatura, se vogliamo. Ma no, senza proprio una sbavatura, perché il gol che abbiamo preso, ho detto, se avesse fischiato la punizione che c'era sacrosanta su di noi, quella palla non sarebbe arrivata dall'altra parte. E prima di aprire l'ampia pagina del basket, volevo sapere se Maurizio Formichetti aveva una domanda e una curiosità per Dino Zampacorta su questo momento del Pescara. No, tu sai, hai parlato prima di Palena, noi siamo stati a fare strade d'Abruzzo a Palena, sì. Ho notato in quella giornata un ambiente sereno, un pillon carico, e il risultato è questo qua. Per la prima volta vedo un presidente abbastanza pragmatico, silenzioso, e questo non può che far bene alla squadra. Non so se Dino è d'accordo su questa mia analisi.
Già Daniele Sebastiani, lo dico scherzando perché già si è paventata questa cosa negli anni scorsi che gli si imputava di parlare un po' troppo. Già Daniele Sebastiani in bicicletta ha fatto brutto a Maurizio quest'estate, ecco, dopo questa frecciata credo che la guerra sia completa. Quanti chili fa? Quanti anni fa, scusa? Qualche mese fa. Da poco? Da poco. Maurizio, allora si è messo male. Lo so, però non posso. 5 kg, quindi. Mi ha massacrato. Se sta guardando il telefono. Ma sicuro. Scherzi a parte, credo che ci siano proprio le condizioni per poter andare fino in fondo. Quest'anno. Ancora? Sì, lo vogliamo dire. Ma certo che le condizioni ci sono. Le condizioni ci sono, ho detto prima, la squadra è buona, siamo ben messi in tutte le parti. Poi è chiaro che non ci devono essere infortuni, non devono capitare disgrazie, ecco, una cosa è sicuro, che secondo me se si arriva al mercato di dicembre o di gennaio e c'è da apportare qualcosa in più, il presidente lo farà, in meno no. Dove? Ce lo direi dopo, dove tu pensi che si adesso possa. Ci penso allora. Pensaci intanto, perché voglio aprire la pagina del basket con il presidente dell'Unibasket. Se non avete scelto questo nome mi mette un po' in difficoltà con le ripetizioni. Basket, Unibasket, Pescara, Carlo Di Fabio. Abbiamo detto buona la prima, io aggiungerei buonissima la prima, no? Perché Pescara ha dato la sensazione di essere squadra dominante, perché il quintetto di Nardò è un quintetto importante, mi viene da pensare a Bonfiglio, a Mastrangelo, all'ex Drigo, però insomma siete sempre stati sopra di 20, non avete mai sofferto, sempre in controllo, panchina importante, rotazioni ampie. In preparazione Stefano quest'anno non ha avuto infortuni, quindi la squadra ha potuto lavorare col nuovo staff, ha potuto lavorare in tutta serenità. Oggi è stata una partita sicuramente positiva, però concludiamo il primo ciclo, aspettiamo di andare a San Severo la quinta e poi ci rivedremo per tracciare un bilancio. Sicuramente se il buongiorno si vede al mattino siamo partiti bene, però non lasciamoci prendere l'entusiasmo, Martrisi torna in palestra per preparare due derby in trasferta che saranno complicati. Oh, prima di dare la parola anche a Massimiliano, perché vedo già un bel colpo d'occhio, quindi dal punto di vista del marketing avete lavorato benissimo per essere alla prima di campionato, Max, volevo con il presidente Di Fabio volevo capire un po' il concetto con il quale è stata costruita questa nuova squadra. Avete confermato tre quinti del quintetto dello scorso anno, Caverni, Leonzio, Capitanelli, avete inserito da Campli Serafini, che oggi ha fatto una grandissima partita, avete riportato in Abruzzo Marco Micevic e proprio da Nardò avete preso Poti, che lo scorso anno era a Nardò, e avete inserito Carpanzano, una squadra più completa, più equilibrata rispetto all'anno scorso. Ma in estate abbiamo sicuramente cercato di coprire quelli che l'anno scorso erano stati, diciamo, i punti deboli. La stagione era finita presto, nella prima settimana di maggio, quindi abbiamo avuto tanto da pensare. Sottolineerei anche l'ampio vivaio dal quale possiamo attingere. Il regolamento prevede 7 senior e tutti gli altri under, e quindi possiamo lavorare sui centri di Pescara, gli under sono tutti quanti locali, non abbiamo quindi spese aggiuntive. Mi è piaciuto molto Del Sole come si è reinserito in questa squadra, che è un vostro prodotto. Del Sole è un prodotto della società Pescara Basket, è un giocatore di interesse nazionale, in estate è stato sul mercato per una squadra in A1 e un paio di squadre di A2, poi è rimasto per nostra fortuna a Pescara, è un giocatore che nel corso della sua carriera farà sicuramente parlare di sé. Presidente, si è parlato più volte in questo precampionato di griglie per quanto riguarda il campionato di Serie B. Mi dice dove vorrebbe vedere a giugno la sua Unibasket Pescara per essere contento? Ma il campionato è lunghissimo, ci sono tante squadre nuove, molte squadre sono cambiate, è un campionato difficile dove in trasferta sarà particolarmente difficile vincere per tutti. Pescara insomma, da quando si è radunata non si è nascosta, diciamo che i primi quattro, se non i primi tre posti, possono essere l'obiettivo, poi bisogna vedere il mercato, che cosa faranno le altre, che cosa faremo magari noi, e vedremo. È ancora molto presto, insomma, per definire posizioni finali. Se io dovessi chiederti come ti è sembrata la prova dell'ex Drigo oggi, che è proprio all'esordio subito nel suo ex palazzetto? Ma Drigo è un giocatore importante, magari a Pescara non ha fatto la miglior stagione della sua vita, ma sicuramente a Nardò avrà un'ottima stagione, un ottimo allenatore, oggi c'era anche molto pubblico al seguito, una squadra ben sostenuta, sicuramente Nardò è una squadra che raggiungerà i playoff, ripeto, a casa loro sarà difficilissimo vincere.
Presidente, due derby adesso, lo sveliamo perché poi ne parleremo nella seconda parte. Teramo il primo, che oggi ha perso in trasferta ma ha giocato punto a punto la partita, e poi Chieti, che probabilmente con Pescara si giocherà il ruolo di leader delle abruzzesi. Già è un momento importante della vostra stagione? Ma io non sottovaluterei Giulianova. Comunque adesso andiamo, ripeto, abbiamo questi due derby in trasferta, andiamo con le nostre certezze, convinti di poter giocarci le nostre carte. Personalmente sono convinto di vincere entrambe le partite, e poi ripeto, vedremo cosa dirà il mercato e come miglioreranno le squadre. Nostro Maurizio Formichetti, a cui do la parola prima di andare da Max per quanto riguarda l'aspetto marketing di questo nuovo progetto, è molto esperto di basket perché è il general manager della Magic Pallacanestro Chieti, che oggi ha vinto la gara, la sua prima partita. 69-64 contro Sutor Montegranaro. Montegranaro, che chiaramente ha tanta tradizione di basket. Mi fai qualche domanda al presidente Carlo Di Fabio, qualche curiosità? Ma la curiosità che faccio al presidente Di Fabio è che lui... Anche l'anno scorso l'ho seguito spesso nella trasmissione a cui partecipo e nelle sue interviste, è sempre abbastanza, posso usare un termine, focoso, sì, arrabbia spesso, contesta alcune volte anche gli arbitri, ma faccio questa domanda anche a lei, ma non sarebbe il caso che un presidente fosse un pochino più pragmatico e lasciasse ad altri un intervento in questo settore? Assolutamente sì, infatti Massimiliano quest'anno, diciamo, oltre che da uomo marketing fa anche un po' il mio tutor, però diciamo che insomma con l'andare avanti l'età si migliora, sicuramente qualche dichiarazione fatta in passato non la rifarei, magari qualcun'altra la rifarei ancora più accesa. Quale rifarebbe ancora più accesa? Così adesso Massimiliano subito lo blocca in diretta. Enrico, lo sai quale rifarei, dai. No, io non so nulla. Quale rifarebbe in diretta? Rifarei quella di Montegranaro tutta la vita. Ancora non è andato giù quello spareggio? No, però vi ritroverete presto, mi auguro, in Serie A con tanto Abruzzo, con Montegranaro. Magari anche in Serie B con loro, uguale. Ah, quindi gli stai volando la retrocessione? Ma non è la massima mia simpatia nello sport, il basket Montegranaro. Questo si può dire? Carta bianca, importante che non si offende non nessuno. Non è che poi la Lega mi squalifica al 6 mesi, ma questo lo posso dire. Io non dico... Eravamo partiti tranquilli, diciamo che le preferenze si possono dire, quindi io non vedo cosa ci sia di male, basta non offendere nessuno, no? Si può dire, tu sei anche avvocato. Sì, no, avvocato no. Sì. Le simpatie si possono ancora esprimere, dai. Le simpatie, diciamo così, si possono, però parola forte, voglio vincere il derby di Teramo e di Chieti, lo ripeti. Voglio provare a vincerlo, sicuramente, i gradi di difficoltà sono diversi, però per Pescara vincere a Chieti in qualsiasi sport, in qualsiasi categoria è importante. Saranno due partite intense, sicuramente una festa dello sport, perché credo che il basket in questi ultimi anni ha dimostrato grossa civiltà, e quindi questi due derby, prima del risultato sportivo, sarà importante vincerli fuori dal campo. Vuoi dire qualcosa, Maurizio? Passo un po' al progetto marketing. No, a me dispiacerà che il 21 non sarò a Chieti e non potrò vedere questo. C'è la diretta di Rete 8 Sport, la puoi seguire anche dal Giappone, dove sarai con il ciclismo streaming. Va bene, vuol dire che la seguirò. Vai lì. Sul sito internet www.rete8.it, clicchi diretta, streaming, noi faremo la diretta e tu te la puoi vedere tranquillamente. Va benissimo. Magari però saranno le 3 o 4 di mattina. Qual è il problema? Quante ne vuoi, Maurizio? Metti la sveglia e ti vedi la partita. Va bene, poi ci mettiamo d'accordo. Ci mettiamo d'accordo, tanto tra una pedalata e l'altra. Tra una pedalata e l'altra ti staccano pure i giapponesi, magari vedi il basket che è meglio. Va benissimo. Massimiliano, buonasera. Ho visto un palazzetto già con un gran colpo d'occhio. Quelli erano un po' gli spettatori di solito delle partite playoff, delle partite che contavano. Prima esordio, subito un boom di pubblico. Cosa significa? Significa che stiamo lavorando bene, che c'è un entusiasmo da parte non solo della società, ma anche da parte di tutto il pubblico pescarese. Dopotutto il basket è il secondo sport nazionale. C'è un progetto importante che stiamo portando avanti per cercare di salire in A2, per portare un po' di entusiasmo in questa città. Ma subito volete provarci? Qua c'è il presidente, dopo me lo faccio innervosire. Io ho una mia idea, però me la tengo per me. Aspetta, no, siamo in diretta, l'idea diciamola a tutti i nostri telespettatori. Io penso che quest'anno ci siano buone possibilità, però il progetto è triennale. Per salire? Stesso discorso dice Chieti, stesso discorso dice San Severo, vinca il migliore. È la bellezza dello sport, no? Vinca il migliore. Oggi San Severo mi sa che ha asfaltato la sua avversaria. Sì, ma San Severo ha anche un progetto molto più importante del nostro, con un budget molto più importante del nostro. Il progetto nostro è quello di
e portare la gente al palazzetto, un bellissimo palazzetto, oggi riempito come se fosse una partita di playoff, più di 1200 spettatori, moltissime famiglie, questo è un aspetto secondo me importantissimo, perché sono proprio tutte le famiglie, dai bambini ai genitori e ai nonni, e forse è la bellezza di questo sport. Abbiamo fatto un record di abbonati e la campagna abbonamenti non è ancora chiusa. Ci sono delle prospettive interessanti su cui stiamo lavorando, delle iniziative che presenteremo nelle prossime settimane, quindi c'è tutto per lavorare bene. Maurizio, vuoi chiudere? No, voglio dire, io sono contento che il basket abbia pubblico. Noi oggi avevamo 800 spettatori in una partita di 5 gol. Penso che domenica 21 a Chieri saranno circa 2000 spettatori. E questo non può che far bene al nostro certamente. Movimento. Chieti Magic contro Unibasket Lanciano Gold, chi vincerà? Beh, loro hanno una squadra importante, oggi hanno vinto di nuovo, hanno un lituano abbastanza importante, un 2-13 che ha giocato nella serie lituana, penso che abbia giocato anche a Cantù. Presidente Di Fabio, ingaggerà in un futuro Maurizio Formichetti? Lo sento parlare, mi sta convincendo a prendere informazioni e per l'anno prossimo poi portare a Pescara un chietino, insomma. In bici non è che vada tanto forte, ma nel basket potrebbe darti una grossa mano. Pausa pubblicitaria, poi pronti ragazzi, andremo a conoscere questo bel progetto e tanto spazio per voi, immagini, e parleremo di queste medaglie. Pausa pubblicitaria. Eccoci, siamo tornati in diretta, siamo pronti. Allora, come Federazione Italiana Sport Equestri ci può introdurre gli istruttori, così conosceremo da vicino i nostri ospiti. Allora, a partire dalla sinistra c'è Rina Zaraca della Team Horse di Teramo, poi c'è Daria Giovannangelo che è anche consigliera regionale dell'ASD Tropea, poi viene dalla provincia dell'Aquila c'è Simona Giancola dell'Antera di Vittorito, poi c'è il mitico Ali Radvan del Rio Tavo, Cappelle Sottavo, e poi c'è Fabrizio Di Profio che è il senior, l'esperto, quello che dà dire, quello che soprattutto nei miei confronti mi ha aiutato e mi aiuta tantissimo. Introduciamoli così, adesso il microfono c'è, l'avete? Perfetto, arrivo subito. Introduciamoli così, come federazione. Siete contenti delle medaglie e del lavoro fatto in questa stagione? Sì, noi siamo contenti. Il percorso che è stato iniziato con il mandato nostro che è 2017-2020 è stato quello di valorizzare un settore che prima non era stato tanto valorizzato, non voglio ripetere con le stesse parole. I ragazzi quando salgono a cavallo perseguono un obiettivo che è quello di avere una soddisfazione, penso che sia in qualsiasi sport, credo che sia, e purtroppo in questa disciplina, soprattutto nella disciplina pony, non venivano valorizzati e non venivano gratificati. La cosa che abbiamo cercato come comitato è stato quello di istituire a fianco al comitato, a fianco al campionato regionale, che è poi quello che determina, che fa selezionare gli atleti e i pony che vanno alle manifestazioni nazionali, una cerimonia d'apertura iniziale, un'apertura verso i media, verso gli sponsor, e soprattutto una gratificazione dei ragazzi. Quest'anno per esempio abbiamo, con l'aiuto del Comune di Francavilla al Mare, abbiamo fatto all'Auditorium Sirena un gala del pony dove abbiamo premiato tutti i ragazzi e abbiamo fatto stile calcio la presentazione delle divise per l'Eponia di 2018, dove c'era la divisa per gli istruttori, la divisa per le varie discipline, Pony Games, Horseball, eccetera. Stiamo vedendo tante belle immagini. Io vado dal primo istruttore che ha il microfono, si può presentare, così ripete quanto ha detto il nostro ospite in studio. Buonasera. Buonasera, sono Ali Radwan del Circolo Ipico Rio Tavo, Cappella Sottavo. Che immagini stiamo vedendo? Ci può dare una mano a commentare quello che stiamo vedendo? Che discipline sono? Onia di 2018. Onia di 2018 sono, penso che tutte le discipline equestre viene svolta a Roma o dove si decide ogni anno. Quest'anno è stato un gran successo perché c'erano partecipanti 1350 bambini da tutta l'Italia e l'Abruzzo ha fatto la sua bella figura come ogni anno. Siamo fieri dei ragazzi nostri per quei risultati che hanno fatto. Poi non siamo fermati al Boniadi perché abbiamo avuto anche
abbiamo avuto un grande successo dei ragazzi nostri al Trofeo Coni, che si organizza ogni anno sempre abbiamo portato medaglia. L'anno scorso abbiamo vinto il trofeo, quest'anno secondo, ma io penso che miglioriamo ancora. L'anno prossimo siamo già iniziati le preparative per tutte le manifestazioni che facciamo l'anno prossimo. Com'è stata questa stagione? È stata un'ottima stagione, perché la cosa bella del settore pony, questa sarebbe il... Cos'è questo? Il polo. Questo invece è il salto ostacoli. Che è il primo anno che è inserito in questa cosa, questo è il salto ostacolo. Bene, bene, quindi diciamo che c'è un mix di specialità. Sì, tutte le discipline in questo si svolgono in queste manifestazioni. Questo è il cross, poi c'è il Bunny Games, che è un gioco da squadra che è molto bello. Poi arrivano anche altre discipline. Questo è il Pony Games, eh? Questo è il Pony Games, che è un gioco molto agonistico. Il nostro perché... Maurizio Formichetti non può provare? No, le daremo la possibilità per una prova, poi... Dino, difendimi. Disciplina che sarebbe il pallacanestro a cavallo. Pallacanestro a cavallo? Canestro. Beh, i nostri ospiti allora guardano eccolo con molto interesse. Ball. Lì intanto ha sbagliato un chi è di voi che ha sbagliato quel canestro? Vedi, eccolo. Sono una disciplina molto agonistica perché è la stessa regola del basket, però noi li facciamo a cavallo, devi vedere la bravura dei ragazzi, quanti si piegano. Interrompo un attimo, volevo sapere se onestamente presidente Di Fabio sapeva di questa disciplina del basket. Sinceramente no. La seguirà con attenzione adesso? In televisione sembra... È una bella disciplina. Sembra una bella disciplina. Ecco, quello è un bel canestro. Chi ha sbagliato? Chi è che ha sbagliato questo tiro? Non c'è dentro. Dov'è? Se noi facciamo subito. Allora deve portare lunedì pasticcini a tutti quanti. Eh? Ok. Siete d'accordo? Poi sì? Un'altra cosa che dobbiamo anche. Non è che si chiama Drigo, no? Aia. Presidente, devi sapere che questa disciplina. Tremendo. Al presidente del basket, che questa disciplina. No, no, sorrido per il nome che ha detto il presidente, prego. L'Abruzzo ha fatto molta strada con questa disciplina, che abbiamo molti ragazzi dall'Abruzzo che fanno parte della presentativa nazionale, hanno partecipato ai campionati europei, hanno partecipato alla Coppa del Mondo, siamo molto avanti con questa disciplina. Senta, ci sono delle domande, vai Maurizio. No, il cavallo ha una struttura bella, longilinea, il pony ha una struttura un pochino più... compressa, come si riesce a fargli fare le stesse cose che fanno che no, fa un cavallo? No, i pony giocano con il pony. Giocano, ok, ma che cosa, quali sono le attività che fanno con il pony? Oltre che fare, posso dire, un... Tutte le attività possono fare il pony. Saltano i pony pure? E certo, fanno anche salto, fanno tutti le dressage, fanno il cross, fanno il pony games, quelli che avete visto adesso. No, perché nell'immaginario collettivo vedi il pony, vedi piccolino, no, come perché, se non, perché non a base, la... base dell'età, il bambino, il piccolo, il pony piccolo, con il bambino dell'età. Ho capito. Il pony grande, perché il pony naturalmente dal piccolo piccolo, il pony piccolo fino a 1,49 m, sono sempre pony. Prima di tornare a parlare di calcio, chiaramente vi conosceremo tutti durante la trasmissione, chi vogliamo presentare, distruttore, mi dai una mano tu? Chi vogliamo presentare? Prego. Fabrizio Di Profio. Prego, buonasera. Buonasera, Fabrizio Di Profio. Di dove? Di Nocciano, Circolo Ippico, il Casale delle Querce. Nocciano, abbiamo fatto una puntata di Strade d'Abruzzo, mi sembra, a Nocciano, eri un po' in difficoltà lì. Guardate, sì, il ciclismo è di casa. Il pubblico ormai è... Buono Maurizio, il ciclismo è di casa. Anche l'equitazione. Anche l'equitazione è di casa. Io vedo tantissime medaglie qui, vedo. Siete un gruppo vincente? Sì, siamo un gruppo vincente, siamo riusciti ad amalgamare un bel gruppo. E c'è stato un impegno massiccio, notevole del comitato, e noi abbiamo appoggiato subito quest'idea, perché l'idea era quella, ecco, di valorizzare l'aspetto ludico dell'equitazione e far sì che attraverso questa parte ludica, insomma, poi si avviassero i ragazzi verso l'equitazione più agonistica, quella che poi porta sino alle discipline olimpiche, insomma. Siamo... Chi di loro ha il sogno olimpico? Ne parlate ogni tanto? Il sogno olimpico ce l'hanno tutti qua. Comunque l'Abruzzo a livello internazionale ha portato a grandi livelli tanti cavalieri.
conosciamo tutti Pier Giorgio Bucci dell'Aquila e conosciamo tanti atleti abruzzesi, insomma, che si sono espressi ai massimi. Allora, facciamo una cosa, torniamo adesso a parlare di calcio andandoci ad ascoltare Machine e tornando con Dino Zampacorta, perché gli avevamo chiesto qualche anticipazione di come potrebbe essere il mercato del Pescara. Chi vogliamo far venire subito qui con una bella medaglia a raccontarci la medaglia vinta? Decide l'istruttore, come a scuola, c'è qualche volontario che vuole venire subito? Cecilia? Vieni Cecilia, vicino a me, vicino. Ah no, però da lì non puoi venire, da lì non ce la fai. Una ragazza della prima fila che vuole venire qui o un bimbo che vuole venire qui a raccontare la medaglia della prima fila? Vieni, dai. Chi viene? Vieni. Dai. Dai, uno che viene a raccontare la medaglia. Vieni con me, dai. Nessuno vuole raccontare la medaglia. Si vergognano, dai, li capisco. Da seduti la raccontano. Da seduti, dai. Da seduti la raccontano. Vieni, dai, che ne hai tante. Vieni tu con me, vieni. Prendi il microfono e vieni con... Facciamogli un applauso. Allora, tieni il microfono. Io qui vedo 1, 2, 3, 4 medaglie, di cui una, eccola qui, che pesa tantissimo. Che medaglie sono? Allora, questa qui è del trofeo CONI, che abbiamo serati secondi, e in Emilia Romagna ce l'abbiamo fatto a Rimini. Poi queste due, cioè queste tre, le abbiamo vinte alle Balconiadi, e queste due abbiamo fatto l'oro nelle Gincana Cross e nella Gincana Jump, nella Gincana 2, e l'argento invece nella Gincana 2, siamo i due di squadra. Ti chiami? Chiara, io ti faccio i complimenti, un applauso a Chiara che è stata coraggiosissima. Poi però tocca a tutti voi, grazie Chiara, ti puoi accomodare, complimenti. Posso, ancora? Posso togliermi una curiosità? Anche due, credo, Dino, che possa interessare anche chi ci ascolta. Sì. Perché io non nego che sono veramente ignorante in materia, anche se mi piacciono molto i cavalli e gli animali in genere. Ma voi, come tutti gli sport, vi dovete allenare, no? Cioè, ci sono degli allenamenti per fare questa attività, i ragazzi, ma anche i più grandi. Cioè, la domanda è, i cavalli, i pony, dov'è che vi allenate? Cioè, che costi hanno questo sport? Che costo ha? Che secondo me a casa se lo stanno chiedendo. Allora, alleniamo tu devi sapere che questo è un gruppo, vieni da vari centri che è abruzzesi. Unicentro c'ha i cavalli, c'ha il pony e c'è anche la struttura per allenare, per seguire i ragazzi. Poi alla fine dell'anno, dopo che finisce il campionato regionale, si riuniscano e si facciamo degli stage, preparazioni finali. Però abbiamo un campionato regionale tutto l'anno, a base del risultato del campionato regionale vengono scelti i ragazzi, per merito naturalmente i ragazzi e il pony. Il costo penso che non così alto come tutti quanti pensano, che dicono l'equitazione è molto costoso, perché se noi guardiamo i ragazzi quante... guardi con fronte di altra disciplina, penso che siamo alla pari, forse qualcuno, però devi sapere che quando tu fai una palestra o una pallacanestro, non c'è il mezzo, noi abbiamo il cavallo, naturalmente costa un pochettino di più perché il pony e il cavallo mangiano tutti i giorni, c'è una spesa, o giocano o lavorano, non lavorano. Allora, per noi gestori di centri o struttori, cioè abbiamo anche questo peso per tutti gli anni, perché se piove diminuisce il lavoro, perché allora dobbiamo anche guardare anche questa, ma non è un costo alto, penso che siamo quasi vicino anche l'altra disciplina, l'altro sport. Perfetto, non avevo idea. Torniamo a parlare di calcio. Io avevo detto prima, dovessi ipotizzare come poter provare a migliorare una squadra che sta andando ad orologio, cosa mi risponderebbe Dino Zampacorta? Chiaramente, secondo me oggi non c'è nulla da modificare perché è una squadra che gioca talmente bene, però se si volesse provare a modificarla in positivo, un inserimento dove lo farebbe Dino Zampacorta? Quando si va a modificare un qualcosa è sempre un'arma a doppio taglio, perché spesso si vede che nel mercato di dicembre o di gennaio, che dir si voglia, le squadre vanno per rinforzarsi e più della metà invece non si rinforzano, fanno danni, perché quando tu sposti un calciatore da una città all'altra città, anche se è forte, ha bisogno di ambientamento, ha bisogno di determinate situazioni di affiatamento con i compagni, quindi bisogna dargli almeno un mese. Ma quando tu fai un acquisto a gennaio, se gli dai un mese e mezzo di ambientamento, la differenza non te la fa.
Io non so se nel basket funziona così, lo chiedo al presidente, ma credo che sia più o meno la stessa cosa, perché quando sposti un calciatore che viene da Torino, Milano, Novara, una città come Pescara, deve conoscere i compagni, deve ambientarsi, capire un attimino le idee del gioco dell'allenatore, entra in uno spogliatoio che non conosce, oppure se conosce, non lo conosce sicuramente come può essere quello che è arrivato a luglio. Il Pescara in questo momento qua non ha bisogno di far nulla. Poi è chiaro che dipende da tutta una serie di circostanze, no? Purtroppo sapete meglio di me che fra un po' arriveranno i campi ghiacciati, arriveranno i campi sintetici dove ci si fa male ancora più spesso, perché purtroppo le strutture in Italia vanno sempre più verso il sintetico e questo secondo me è un danno pazzesco per il calcio, spettacolo. Ma dovessi inserire un giocatore, dove lo metteresti? Allora, quando si inserisce un giocatore bisogna che ne esca un altro. Quindi non è, noi siamo già in 25, 26. Se ti dovessi dire va via Cocco e arriva un attaccante centrale, il Pescara ci potrebbe guadagnare con determinate caratteristiche? Ma Cocco per me è un buon giocatore. Quindi cioè, il Pescara ha tutti buoni giocatori, perché Cocco, Monachello, che dovrebbero essere i centravanti, quando Mancuso è stato spostato ha fatto benissimo. Cioè, il Pescara è ben assemblato in tutti i ruoli. E comunque per ogni entrata c'è un'uscita, no? Poi è chiaro che quando si arriva a gennaio c'è chi gioca meno, chi ha poco margine, chi entra poco, chi è chiaro che chiede di andare via, è chiaro che se c'è un'uscita ci deve essere un'entrata. Quello che posso sentirmi di dire tranquillamente è che, a parte che non è mai successo uno smantellamento da parte di Sebastiani a gennaio, io penso che se c'è da rinforzare rinforza, ma se c'è da smantellare non smantella, perché il Pescara ha dei pezzi da 90, già ce l'avevi l'anno scorso, avevi Brugman che secondo me è un calciatore che in 12-13 squadre della Serie A può giocare forse anche 14, quindi ho detto quasi tutte tranne le big, può giocare tranquillamente in Serie A, ha avuto delle richieste, Sebastiani l'ha tenuto qua e credo che Brugman sia il fiore all'occhiello del Pescara. Prima di andarci a sentire, ho capito, mi vuoi dribblare un po' quella domanda? Sì. Perfetto, prima di andarci a sentire Machine, ti posso fare una domanda extra Pescara ma che riguarda il calcio? C'è un po' di Mike Buongiorno Buonanima, ma metto le cuffie. Guarda, mi hai fatto un complimento, mi hai fatto. Ti faccio una domanda, via Marotta dalla Juventus, ampi poteri a Paratici, visto che tu Paratici lo conosci molto bene. Cosa, secondo te, perché la Juventus ha fatto questo? Esatto, quello almeno per quel che so io. Paratici aveva già ampissimi poteri per la parte prettamente tecnica. Sì. Cioè Marotta. Marotta rispetto a Paratici di calcio è zero, cioè il calcio lo fa Paratici con tutto il suo staff, quindi parlo di Cherubini e tutto quanto. Io credo che il posto di Marotta sia preso da Nedved, che già c'è dentro. E perché allora hanno mandato via Marotta un ciclo così vincente? Perché secondo me si è creato qualche disguido interno, ma già dall'anno scorso con Agnelli, che Agnelli dà quell'esempio lì, io lo conosco, dà quell'esempio di perbenismo, di brava persona, di una famiglia per bene, ma io credo che sia focoso come il nostro presidente. Io ho assistito a quelle situazioni in cui sembrava un ultra, poi è chiaro che davanti alle telecamere si comporta in un'altra maniera, perché non è che proprio vengono da una famiglia malfamata, quindi però vi garantisco che è un tifoso, un focoso e peggio del presidente. Ci andiamo ad ascoltare allora le parole di Machine, certo, che abbiamo registrato ieri proprio dopo la gara, l'autore del gol. Vittorio. Tre punti fondamentali. Sì, no, tre punti importantissimi, come tutti quelli che siamo riusciti a portare a casa. Siamo in un momento importante, quindi bisogna continuare così. Raccontaci il gol. No, è stato un gol bellissimo. Da quando la palla è arrivata a Maras mi sono avvicinato, ho trovato lo spazio e subito ho cercato il tiro e ho avuto fortuna, è entrata dentro. Che cosa ti è piaciuto di più di questo Pescara oggi e che cosa ti sta piacendo di più di questa stagione? Quella cosa che mi è piaciuto oggi è la cattiveria, la famiglia che siamo dentro il campo, è una cosa molto importante. In questo momento ci sta aiutando tanto, secondo me, la compattezza di gruppo, che siamo una famiglia, ci aiutiamo uno all'altro e poi abbiamo personalità, giochiamo la palla, una cosa importante. Credi nella Serie A o rimani con i piedi per terra? No, noi dobbiamo rimanere con i piedi per terra, ci sono altre squadre che si dice che sono state attrezzate per vincere, quindi noi continuiamo a giocare, ce la giochiamo con chiunque, ma ce l'abbiamo i piedi per terra. Due di queste, Crotone e oggi il Benevento, il Pescara, le ha dominate sul piano del gioco? Sì, come ti ho detto prima, penso che siamo cresciuti in personalità, in compattezza, queste cose sono importanti per giocarsela con chiunque. E queste le parole di Machine che abbiamo ascoltato. Io torno a parlare di basket e torno dal presidente Carlo Di Fabio. Presidente,
Lo scorso anno l'inizio del campionato in casa non fu affatto soddisfacente. Quest'anno mi sembra che la squadra sia partita con il piede completamente, cioè il piede giusto e completamente all'opposto rispetto all'anno scorso. Più consapevolezza dei propri mezzi, è una squadra più forte, è un gruppo che ha maturato la giusta esperienza. Ma vincemmo una gran partita la prima a Bisceglie. Io intendo in casa, chiaramente. Poi perdemmo la seconda in casa con gli attuali amici, soci di Ortona, quindi insomma due stagioni iniziate un po' diversamente. Ti ripeto Enrico, è bello oggi aver vinto con tanta facilità, però è soltanto la prima giornata, un campionato lunghissimo, pieno di insidie, con queste regole la fortuna è premiante perché non avendo possibilità di sostituzioni, la sfortuna dell'anno scorso poi l'abbiamo pagata. Presidente, è proprio convinto che San Severo sia imbattibile in questo campionato? Ma credo che San Severo come budget viva un'altra realtà. Pescara a sua volta probabilmente come budget non entrerebbe nei playoff, quindi molto, trova tu la strada equilibrata per fare valutazioni. Io credo che Pescara il rapporto qualità-prezzo sia davvero un esempio. Poi... Ma secondo il presidente Carlo Di Fabio, San Severo quest'anno andrà spedita in Serie A per il roster che ha fatto? Se non ci va quest'anno. Sì, se non ci va quest'anno sono cavoli amari per qualcuno. Se non ci va quest'anno, voglio dire, non lo so. Boh. Squadra è forte. Squadra è forte, ben allenata, pubblico di Serie A, società di Serie A. Cosa è mancato l'anno scorso a San Severo, secondo Di Fabio? Ma insomma, proprio la ciliegina sulla torta di andare a Montecatini e riportare a casa un risultato che sembrava scontato. Scorso anno siete stati una grande sorpresa in positivo andandovi a giocare a Fabriano la Final Eight di Coppa. È un altro obiettivo quest'anno, per arrivarci bisogna arrivare tra le prime due al girone d'andata. Guarda, andato. Forse gli anni meno positivi sono stati proprio quelli negli anni nei quali siamo arrivati alle finali di Coppa Italia, perché poi arrivare a quel risultato presuppone tutto un lavoro di preparazione che va a scapito dei playoff, quindi se arriva ben venga, ma se non arriva bene lo stesso. Va bene lo stesso? Massimiliano, che dici? Ci andiamo a vedere il servizio della partita di oggi? Come no? Ci andiamo a vedere il servizio della partita di oggi e poi ci metteremo in collegamento con il presidente della Teate Basket, Gabriele Marchesani, e cerchiamo di capire com'è stato quest'ultimo canestro di Diemidio vincente a Corato. Vediamo il servizio di oggi. Buona la prima per l'Amatori Pescara che all'esordio supera 96 a 77 Nardò con una prova convincente nell'arco di tutti i 40 minuti, super difesa nei primi due quarti, forse qualche sofferenza nel quel terzo quarto, poi sempre in controllo del match, 5 giocatori in doppia cifra con i 23 di Serafini, Carpanzano si è fermata a 9, coach Raiola, davvero una bella prova di squadra. Io ho detto la difesa vi ha permesso di andare via nei primi due quarti. Ma guarda, sì, secondo me abbiamo approcciato bene la partita, siamo andati subito avanti dopo i primi 5-6 minuti e se posso trovare un piccolo difetto al primo tempo è che secondo me avremmo dovuto chiudere con 3-4 punti in più di vantaggio, perché abbiamo perso una palla banale al secondo quarto, l'ultimo possesso che abbiamo sbagliato, potevamo andare a fare canestro da sotto, quindi qualche piccola disattenzione che dobbiamo togliere se vogliamo veramente stare al top. Nel terzo quarto avete subito 28 punti, ma io credo che bisogna anche dare dei meriti a Nardò, che con il quintetto base credo sia una squadra importante. Nonostante qualche difficoltà in fase difensiva, in quel quarto avete risposto bene in fase offensiva con una grande circolazione di palla. Ma noi offensivamente abbiamo fatto 96 punti, non mi posso lamentare, però se vogliamo fare grandi cose, 28 punti in un quarto non li possiamo prendere mai. Loro hanno un pacchetto di esterni di tutto rispetto, più Drigo, più comunque Visentini, che è un giocatore fisico che comunque si fa sentire sotto i tabelloni, però 28 punti sono troppi, quindi su questo dobbiamo lavorare. Serafini in quintetto, perché Micevic ancora non è al 100%, non è bello parlare dei singoli, però 23 punti, tanti rimbalzi, tanta presenza in campo. No, ma Alberto e Micio sono molto complementari, perché sono uno complementare dell'altro. Ha avuto un po' di febbre in settimana, ho visto meglio Alberto e quindi ho fatto partire Alberto. Però quello che voglio dire è che noi abbiamo veramente tra i 7 senior è come se avessimo 7 titolari, perché sono tutti giocatori che potrebbero giocare in quintetto tranquillamente in una squadra di alto livello. I ragazzi che entrano, Luca e Leo altrettanto, sono competitivi, quindi ho l'imbarazzo della scelta e ne sono contento.
anche di Stefano Raiola che abbiamo ascoltato dopo la partita dell'Unibasket. Intanto Dino, diamo un finale, Dino. Siamo tornati? No, diamo il finale. Stiamo facendo un discorso serissimo. Ma. Su cosa? No, per fortuna era un pubblicità. Ah, bene. Il Palermo ha vinto all'ultimo, eh? No, come? 1-0 contro il Crotone. Il Palermo ha vinto 1-0 contro il Crotone. Diamo anche chi ha fatto gol? Diamo anche il marcatore, lo diamo in tempo reale. Ha segnato, beh, Nestorowski. Ha segnato Nestorowski. Si è un po' risvegliato, dai. Abbiamo il presidente della Teate Basket in linea, in diretta con noi. Lo salutiamo con un applauso, Gabriele Marchesani. Buonasera a te e a tutti gli ospiti. Buonasera, presidente. Allora, intanto sei conosciutissimo qui in studio e chiaramente non poteva che essere così. Poi ha delle domande. Voglio salutare, perché mi hanno detto che è presente, l'amico Dino Zampacorta. Ecco qua. Vedi? Vai Dino, prima domanda fagliela tua, Gabriele. Gabriele, hai esordito con una vittoria, però fortuna mi dicono, io non ci capisco molto, all'ultimo minuto è fortuna la tua. Ma bisogna essere nella vita anche un po' fortunati, però c'è da dire che eravamo più 17 a pochi minuti dalla fine. Siamo stati un po' asinelli noi. Ah, quindi bravi insomma. Quindi non è proprio fortuna perché abbiamo dominato, diciamo, gran parte della partita, dopodiché abbiamo avuto un blackout, però alla fine abbiamo vinto meritatamente. Oh, noi stiamo vedendo le immagini della presentazione al Super Cinema di Chieti. Presidente, prima di dare il microfono a Maurizio Formichetti e poi magari con il presidente della Unibasket Carlo Di Fabio che è in studio, anticiperemo un po' il derby che ci sarà tra due settimane. Com'è stata l'esordio da presidente? Ma Enrico, tu sai che sono un uomo di sport ormai da tanti anni, anche in più discipline, quindi non è che è stato molto emozionante, diciamo che è stato più che altro divertente perché è uno sport che mi appassiona, sai benissimo, a me piace comunque creare nello sport delle situazioni che danno molto di aziendale, sono fatto in questo modo e quindi vado avanti per la mia strada, tutto qui. Com'è stata la partita? Ho visto molto bene Di Emidio, ho visto bene Meluzzi, questo giovane classe 98 che già vi sta dando tante soddisfazioni. Tanta roba, sì. La partita è stata emozionante perché comunque lì è un palazzetto molto molto piccolo, se poi possiamo chiamarlo palazzetto, gremito, un campo difficilissimo perché veramente il pubblico è il sesto uomo in campo, però ci siamo mossi bene, devo dire che la squadra ha reagito bene. Come hai detto tu, oltre a Di Emidio c'è stato, diciamo che un buon collettivo, poi Meluzzi non lo scopro e non lo scopriamo ora, veramente questo è un ragazzo e sicuramente avrà un avvenire molto molto importante. Allora, per la cronaca, partita iniziata punto a punto, poi secondo e terzo quarto con la Teate Basket dilagante che ha toccato il più 17 all'inizio del quarto finale, poi qualche attimo di sofferenza, palla persa di Gialloreto, sorpasso 59-58 più 1 per Corato che sbaglia il tiro del più 4, rimbalzo e tripla di Di Emidio per il 59-61 finale. Maurizio Formichetti e poi andiamo ad anticipare in studio con il presidente Di Fabio questo derby. Maurizio. Ciao Gabriele. Ciao Maurizio, un abbraccio. I complimenti li ho fatti prima. E grazie. Parlando qua in studio, il presidente Di Fabio ha detto che gli aspettano due partite importanti, due derby, e quello di Chieti lo vuole vincere assolutamente. Io ho un attimo titubato su questa sua voglia di vincere a Chieti. Tu che cosa dici? Ma innanzitutto io non conosco il presidente Di Fabio se non di nome e gli voglio fare veramente le mie congratulazioni perché ha allestito una squadra di prim'ordine. Tu sai che io vado poco al campanilismo perché mi accomuna tante situazioni a livello sportivo con Pescara. Quindi gli faccio veramente gli auguri e un in bocca al lupo che vinca il migliore perché nello sport diciamo che è importante vincere ma penso che sia più importante le relazioni. Carlo Di Fabio. Ma contraccambio gli auguri, in bocca al lupo sincero, magari il venerdì sera prima della partita andiamo a cena, il martedì andiamo a Passione Basket, poi la domenica all'interno dei 40 minuti una sana rivalità. Con molto piacere. Quindi uno strapiacere di conoscersi ben presto. Complimenti. Vabbè, la potete offrire anche a me a Maurizio Formichetti? La assolutamente sì, molto volentieri. Magari anche a Dino Zappacone. Ce l'avete già segato. Ma va bene, va bene. L'importante è che siano due partite, come già detto prima, una sana rivalità
agonistica dentro il campo. Poi chiaro, io faccio il tiro del Pescara. Però Presidente, Passione Basket è mercoledì, cominceremo mercoledì prossimo, non martedì, cominceremo mercoledì prossimo. Vi do questo appuntamento, ore 21 in diretta Passione Basket. Io ringrazio Gabriele Marchesani, anzi non so se aveva una curiosità Dino Zampacorta per Gabriele Marchesani. No, volevo sapere se il ciclismo l'hai abbandonato completamente, non credo, era la tua passione. Ho riconfermato anche per l'anno prossimo. Grande Gabriele, così mi piaci. È la verità, è la verità. È... Gabriele, però... ti intendi di sport equestri? Abbiamo qua dei ragazzi formidabili. No, di bocce sì, di sport equestri no. Hai detto allora... prima che sei un uomo di sport. Ma di equestri no. Questo è uno sport. Ecco. Non si è colto il fallo. Attacca Gabriele Marchesani. Va bene, grazie Gabriele, buon viaggio di ritorno. Ciao, grazie Gabriele Marchesani. Prima di andare in pausa pubblicitaria, ci stiamo per andare a vedere il servizio del Pescara, volevo da Massimiliano Mattioli una curiosità, perché per la prima volta io, da quando conosco l'Amatori Pescara, ho sentito parlare di Serie A, di Obiettivo Serie A, ne ho sentito parlare da te prima in diretta, perché io sarò licenziato per conosco questo. Carlo Di Fabio da tanti anni, so che è un ambizioso, però magari per superstizione la parola A non me l'ha mai pronunciata. Quando è venuta fuori questa idea? Il progetto è nato dalla fusione delle con società. Basket, con l'Ortona. Assolutamente sì, c'è un progetto che non parte da quest'anno, che penso che in 3 anni il discorso sia questo. Vogliamo portare Carlo Valentinetti, che saluto insieme con Luca D'Onofrio e con Luca Di Cenzo, d'accordo? E con Valerio Di Battista. Io saluto tutti quanti, naturalmente la famiglia allargata Unibasket. Assolutamente, si è creato un gruppo di lavoro e anche di amicizia veramente importante, con delle persone che hanno veramente una grandissima passione, e questa è una cosa che fare sport sia nel calcio, nel basket, ma anche negli sport equestri ci vuole moltissima passione, tantissimo. Maurizio, prima di andare a vedere il Pescara, conosco tutta la storia, però faccio la domanda da profano: puoi spiegare il succo di questo accordo? Ma questo lo può dire meglio il presidente Di Fabio, perché è lui che poi ha fatto le trattative con l'ex presidente di Ortona, con l'ex società di Ortona. C'è un progetto, unire le forze per poter fare un progetto importante, fare basket. Noi siamo una società che dentro la società c'è una serie B importante, c'è una serie C importante, c'è una società che fa il campionato di NG importante, ma non solo, abbiamo delle giovanili veramente importanti e un progetto mini basket. Ci sono 1000 famiglie che ci seguono in espansione, il numero delle persone che ci seguono sono sicuramente in aumento, e quindi è uno sport, ripeto, per la famiglia. Sono d'accordissimo col presidente Marchesani, che spero di conoscere prestissimo, sul fatto della sana competizione ma non nel campanilismo. Sono perfettamente d'accordo con lui. Trovi una porta aperta. Assolutamente. E il fatto che abbiamo fatto questa società l'unica basket, vera rivalità è Giancarli Formichetti in bici, ma non e questo l'abbiamo capito. L'unica rivalità è che lui, io non ho nessuna rivalità. E quest'anno è lui i risultati che, parlano chiaro. È lui che c'ha il quest'anno pepe. I risultati parlano chiaro. E siamo tornati in diretta per andare a conoscere più da vicino la seconda parte del gruppo di Mascio. Prima abbiamo ascoltato i due istruttori uomini. Ora, per la felicità di Maurizio, andiamo ad ascoltare le istruttrici, giusto? Beh, Maurizio? Lei è anche una tua città di concittadina, Aquilana. Vittorito. Allora, vai, microfono e vi potete presentare. Buonasera a tutti, io sono Simona Giancola, dall'SD Cavalieri dell'Antera di Vittorito, in provincia dell'Aquila. Ottimo vino. A Vittorito? Anche sì. Non possiamo fare propaganda, ma c'è un ottimo vino. Vabbè, mi fido di te, mi fido di voi. Raccontaci un po' anche tu come è andata dal tuo punto di allora, vista questa stagione. Niente, noi siamo andati a partecipare come Abruzzo all'Eponia di 2018, che sono una sorta di mini olimpiadi dei pony, dove vengono appunto presentate tutte le discipline equestri nel mondo dei pony, e i nostri ragazzi sono stati davvero bravi, si sono distinti in tutte le discipline ed hanno riportato ottimi risultati. Perfetto, complimenti. E sogno olimpico da parte vostra per un futuro? Allora, in realtà il mio circolo ippico noi pratichiamo endurance, che è una maratona a cavallo e non è
momentaneamente nelle discipline olimpiche, però ovviamente credo che il sogno di tutti i miei ragazzi sarebbe quello di partecipare un giorno, chissà, magari ad un mondiale, a una corsa sul deserto. Come? Ve lo auguro di cuore, potete andare avanti. Buonasera a tutti, Dario Giovannangelo della SD Tropea di Città Sant'Angelo, provincia di Pescara. Prego, può raccontare la sua stagione. Allora, quest'anno ho accompagnato io la rappresentativa abruzzese per il Trofeo CONI, è stata la mia prima esperienza quest'anno ed è stata assolutamente un'ottima esperienza. La particolarità di questo Trofeo CONI è che i ragazzi di tutte le regioni si sono dovuti confrontare tra di loro nel montare cavalli che non conoscevano, perché i cavalli sono stati sorteggiati lì, e quindi ecco, è stata anche una prova non da poco, perché non è semplice interpretare il cavallo, non è semplice riuscire ad ottenere qualcosa da un cavallo che non hai mai montato, ecco. Quindi insomma sono contenta di loro e di come si sono messi alla prova. Ma si vede il tanto entusiasmo che c'è, si vede da tutte queste medaglie in studio, si vede dalle immagini che vi abbiamo mandato in onda e che continuiamo a vedere in questo momento. Ultima presentazione e poi vado io con il microfono a conoscere tutti questi campioncini. Allora, buonasera a tutti. Buonasera. Io sono Rina Zaraca, sono un tecnico di equitazione e ho un centro a Teramo, il Circolo Ippico San Pietro dell'Acum. Che dire, qui è stato già detto abbondantemente tutto, l'unica cosa è vedere questi ragazzi comunque salire sul podio e occupare i primi posti, non fa altro che gratificare veramente i grandi sacrifici che si fanno durante tutto l'anno. Credo che la federazione sia contentissima. Io no, devo aggiungere una cosa. Prego, importante. Prego. Due secondi per non lasciare. Vai, ci mancherebbe, siamo qua ragazzi. La cosa sulla quale abbiamo spinto molto è stato quello della condivisione e il senso di appartenenza alla nostra regione, perché io quando qualche anno fa andavo come papà dei miei figli che facevano la stessa cosa, io rimanevo a bocca aperta nel vedere i veneti, nel vedere i sardi che avevano quello spirito regionalistico, le loro bandiere esposte con orgoglio. E noi abbiamo puntato su quello. A me c'è qualcuno che mi chiama l'uomo delle bandiere perché sono fissato con la bandiera abruzzese, ho preteso che loro portassero con orgoglio i nostri tre colori che sono il bianco, il verde e l'azzurro, e la cosa bella è che si sono amalgamati ragazzi che vengono da esperienze diverse, dal mare, dalle montagne, dalle province diverse, dal nord, dal sud, e non solo loro ma anche i circoli, cioè c'è stata questa poniede, soprattutto in questa poniede, una maggiore condivisione di senso di appartenenza tra di loro. Perfetto, adesso io direi da lì il microfono lo puoi prendere, nome e cognome, da dove venite e il vostro circolo. Buonasera. Antonio Marzari, ASD Tropea in Città Sant'Angelo, provincia di Pescara. Tutti con le medaglie al collo, vedo, complimenti. Andiamo avanti. Io mi chiamo Camilla Di Battista e il mio circolo è SD Tropea a Città Sant'Angelo in provincia di Pescara. Mi chiamo Sofia Centofanti, il mio circolo è la Tana della Volpe, si trova a Pacentro in provincia dell'Aquila. Paesi Io mi Madonna. Chiamo Alice Capponi. Paesi di Madonna. Mi chiamo Alice Capponi e vengo dal circolo ippico Timor San Pietro dell'Acum Teramo, e vengo da Teramo ovviamente. Mi chiamo Cecilia Franceschini e vengo dal circolo Il Casale delle Querce che sta a Nocciano. Mi chiamo Anna Palomba, vengo dal circolo Il Casale delle Querce che è a Nocciano. Mi chiamo Maniz Giulia, vengo dal circolo ippico SD Cavalieri dell'Antera da Vittorito, provincia dell'Aquila. Io sono Schillaci Filippo, vengo dall'SD Cavalieri dell'Antera in provincia dell'Aquila. Io mi chiamo Aurora Del Boccio, vengo da Pescara e mi alleno al circolo ippico di Rio Tavo che si trova a Cappelle sul Tavo. Io sono Elisa Mazzocchetti, vengo da Pescara e mi alleno al circolo ippico Rio Tavo che sta a Cappelle. Io sono Giulia Franceschini, vengo dal circolo ippico Il Casale delle Querce che si trova a Nocciano in provincia di Pescara. Sono Diletta Mazzocco del circolo ippico SD Tropea a Città Sant'Angelo.
Sono Dante Sara, pratico equitazione nel circolo ippico SD Tropea, città Sant'Angelo, in provincia di Pescara. Sono Chiara De Micheli e vengo dal circolo ippico il Casale delle Querce a Nocciano, in provincia di Pescara. Sono Chiara Di Mercurio, vengo dal circolo ippico La Tana della Volpe a Pacentro, che oggi purtroppo la mia istruttrice non è potuta essere presente e quindi la saluto. Io sono Chiara Capponi, vengo dal circolo ippico Timor Sempre della Comune a Teramo e provengo da Teramo. Sono Azio Rossi e vengo dal circolo ippico SD Cavalieri dell'Antera da Vittorito in provincia dell'Aquila. Sono Clara Mazzocco e vengo dal maneggio SD Tropea, città Sant'Angelo, provincia di Pescara. Sono Ilaria Sonnessa e vengo dal circolo SD Tropea e Pescara, città Sant'Angelo, in provincia di Pescara. Sono Lucia Di Battista, circolo ippico SD Tropea, città Sant'Angelo, provincia Pescara. Sono Francesca D'Agostino, vengo dal circolo ippico e Cavalieri dell'Antera, in Vittorito, in provincia dell'Aquila. Bravissimi, complimenti. Complimenti a tutti, ai vostri istruttori, alla federazione, perché fate un progetto bellissimo. Bravi, bravi, bravi a tutti quanti. Torno a parlare di calcio io, perché ora siamo pronti ad andare a vedere questo momento delicato del Teramo, che oggi ha perso male in trasferta, ancora non riesce a cogliere un successo, la formazione del presidente Campitelli, ma voglio interrogare Dino Zampacorta prima di vedere il Teramo. Posso farti una domanda come a scuola? Studio sul registro? Non ero molto bravo a rispondere alle domande, cioè sviavo la domanda. Posso fare una domanda a Dino Zampacorta? Sì, mi hanno autorizzato. Nino Marcado, chi è? Chi? Nino Marcado. Nicolas Mercado è un ragazzino del 2002 argentino che fa parte del mio lavoro, che faccio da 10 anni. Io lo chiamo Nico, però. Vabbè, è un abbreviativo, si chiama Nicolas. Chi è? E fa parte di un progetto che io ho iniziato una decina d'anni fa con l'Argentina. Ho diversi osservatori che lavorano per me tra Argentina, Uruguay e Stati Uniti, che mi segnalano ragazzini dai 2001-2002 in giù, non in su ma in giù. E ogni anno facciamo una selezione, i miei ragazzi fanno una selezione di 50-60 ragazzi presi nell'entroterra argentina, non certo a squadre importanti come il Boca o il River, dove già hanno un costo esorbitante. Poi un paio di volte all'anno mi faccio i miei 30 ore di volo, perché non si arriva mai, è lunghissimo, per andare fino a Buenos Aires, e facciamo una selezione lì. Di solito dai 50-60 selezionati durante un anno ne estrapoliamo due o tre che secondo noi possono sembrare diciamo i più meritevoli o che hanno un futuro, li portiamo qua, li porto in prova in diversi club dove ho degli allacci, per prima sempre al Pescara perché è la squadra della mia città. Qualora ci siano referenze positive sia del Pescara che altri club di Serie A o all'estero, tipo Bayern, Barcellona, dove ho degli agganci, li porto. E a quel punto inizio la trafila per il passaporto comunitario, non comunitario. Insomma, non è un lavoretto Nicolas, non da poco. No, è un lavoro stressante dove c'è un investimento di denaro importante con le speranze di poterle rimettere dentro, ma Nicolas Mercado è uno di questi che è già un anno e mezzo che io ho preso dall'Argentina, come dicevo prima segnalatomi, è già un anno e mezzo che gioca nel Pescara. Con enormi sacrifici sono riuscito a fare tutti i documenti necessari per farlo giocare alla squadra della mia città. È già aggregato in primavera, anche essendo 3 anni sotto età da un po' di tempo, ma ce ne sono anche altri bravi italiani per fortuna nel Pescara. È un po' la storia di José Mauri, quel ragazzo che portai io 5 anni fa da una campagna sperduta dell'Argentina, veramente sperduta, che ha fatto tutta la sua trafila, è stato bravissimo lui, forse fortunato io, abile a consigliarlo e fargli un po' da papà. Comunque tutto sta che da una squadra sperduta argentina gioca nel Milan da 4 anni, anche se lo stanno facendo giocare poco, ma sicuramente avrà un futuro nel calcio italiano. Teramo male. Mi dispiace, andiamo a vedere, anche a me. Andiamo a vedere i risultati e classifica del campionato di Serie C. San Benedettese Monza 1-1, Feralpi Teramo 3-1, Gian Erminio Rimini 2-2, Ternana Renate 1-1, Triestina Verona 2-0, Vicenza Vispesaro 2-1, Ravenna Fermana Ravenna 0-2, Gubbio Fano 0-0, Imolese Pordenone 1-1, Suttirol Albino Leffe 0-0. In classifica, dopo 5 giornate, al comando il Pordenone con 11 punti, Triestina, Monza e Fermana 10,
il Teramo è a 3 punti in una posizione tutt'altro che vantaggiosa di classifica, considerate ad esempio che la Ternana deve recuperare 3 partite, ne ha giocate soltanto 2, quindi deve giocare tutte le partite per le note vicende relative alla lotta dei tribunali, e quindi non è un momento facile questo per il Teramo. Ce la racconta Paolo durante la sconfitta, vediamo. Tonfo Teramo, rilancio Feralpi. Nello scontro del Turina a Salò, i Leoni del Garda di Toscano fanno a brandelli il diavolo, centrando la prima vittoria stagionale e segnando anche i primi gol in campionato. Il 3-1 incassato dal Teramo invece è stato un vero e proprio tracollo, al di là del risultato, squadra senza determinazione e disunita, con pochissime idee di gioco in campo, tenuta a galla nei primi 45 dalle parate di Lewandowski. Stop tra l'altro condito dal sapore amaro di un virtuale ultimo posto nel girone, considerando che i 3 punti all'attivo sono stati raccolti in 5 gare, la Ternana più indietro ha disputato meno partite. Zichella conta sui rientri di Speranza in difesa e di Proietti a centrocampo. Il tecnico getta nella mischia anche il giovane Piacentini, preferito da Tobelli. Confermato il tridente dell'ultima con il Gubbio, bacio terracino di Renzo e Piccioni. Anche Toscano conta molto su questa partita e in campo si vede giocatori carichi al punto giusto e vogliosi di vincere al pari di uno spareggio salvezza. E così il primo tempo è tutto di marca Feralpi, con il Teramo che fa una fatica enorme ad uscire dalla propria metà campo. Avete già visto alcune azioni pericolose. Le parate più belle di Lewandowski al 25esimo su stoccata di Guerra e poi su ribattuta ancora l'estremo biancorosso a salvare. E ancora al 45esimo, quando Caracciolo si invola verso la porta, uscita strepitosa di Lewandowski nel chiudergli lo specchio. La ripresa inizia con un paradosso: al 5° minuto il Teramo ha la più ghiotta palla gol per andare in vantaggio con Piccioni, ma è bravo e fortunato De Lucia a sventare. Quindi torna il buio per il Teramo, micidiale l'1-2 della Feralpi al 9° e al 13° minuto. L'airone Caracciolo si ricorda come si addomestica un pallone e di come si fulmina un portiere. Qui Leva non può nulla, un gran gol. Poco dopo, come detto, il capolavoro balistico di Ferretti, appena entrato al posto di Corsinelli, il giocatore centra l'angolino con un tiro da oltre 35 metri, Teramo in ginocchio. Zichella allora fa entrare Fratangelo e Barbuti per Di Renzo e Bacio Terracino. 23esimo, gran giocata proprio del neoentrato Fratangelo, che costringe De Lucia a una difficile deviazione in calcio d'angolo. Teramo con la forza dei nervi, nuovamente Fratangelo, tiro potente ma alto. Al 37esimo il tris, angolo, testa di Scarsella, miracolo di Lewandowski, ma il centrocampista realizza il tap-in del 3-0. Gara virtualmente chiusa in favore della formazione bresciana, né la rete su punizione al 43esimo di Ranieri può riaprirla, è troppo tardi. Da annotare nei minuti di recupero un'incornata di Zecca, anche lui entrato in corso d'opera, e una conclusione di Barbuti deviata in calcio d'angolo. Nel prossimo turno altra trasferta, il Teramo giocherà in anticipo sabato alle 16.30 a Rimini e lì sarà vietato sbagliare ancora. E questo dunque è il Teramo, non un buon momento questo che ci ha raccontato il nostro Paolo Durante, peccato per l'occasione da rete sciupata da Piccioni sullo 0-0, quel tocco in corsa di esterno poteva trovare il fondo della rete, il bersaglio grosso per portare in vantaggio il Teramo, così non è stato, ora la classifica si fa preoccupante, non dovrebbero esserci provvedimenti da parte del presidente Campitelli, ma mai dire mai. Riapriamo un attimo che è successo Maurizio? No, io ho seguito un po' le vicende del Teramo con le interviste sia televisive che giornalistiche del presidente Campitelli, l'ho trovato molto molto amareggiato. Se non fosse stato per questi ingressi che ci sono stati in società, io penso che lui avrebbe mollato. Possibile. Allora, tra pochissimo andremo a Chieti, proveremo a metterci in contatto con il presidente Filippo Di Giovanni, do comunicazione a Dino D'Angelo in regia appena possibile. Nel frattempo volevo riaprire un attimo la pagina del basket, perché abbiamo parlato diffusamente del progetto Unibasket, che comprende anche la C-Gold. Ma il derby di Serie C tra Lanciano e Magic Chieti, presidente Di Fabio, lo vince lei, Carlo Valentinetti, o lo vince Maurizio Formica? Mettimi 2 divagazioni velocissime. Il progetto Unibasket, una parte importante è rappresentato dal campionato che inizia martedì di DNG, che è un campionato, diciamo, young a livello nazionale, di cui abbiamo l'onore di fare parte. Poi sto guardando l'entusiasmo di questi ragazzi che fanno uno sport, diciamo, non
non diciamo di primissima nobiltà, ma un entusiasmo, quindi complimenti al presidente di questa, immagino, piccola federazione che avrà mille difficoltà, ma se riesce a portare questo entusiasmo e questa allegria in questa serata, sicuramente dà esempio. Ritornando alla tua domanda, la squadra Unibasket Arciano è una squadra molto forte. Chi vincerà contro Maurizio Formichetti? Ma io penso che, diciamo così, a Lanciano vince Unibasket, a Chieti vince Chieti. Non lo riconosco più, Carlo Di Fabio, mi dispiace. Non ti riconosco più, presto. Beh. Chi vince la partita? Te l'ha detto. 1-1? 1-1. Ma è vero che state lavorando molto sul mercato, anche con la Serie C, potrebbero esserci novità? Domenica, sabato prossimo a Pesaro, molto probabilmente ci saranno due nuovi tesserati in campo. Ah, e chi sono? Beh, due giocatori importanti. Straniero, italiani, questo ce lo può dire? Uno straniero, ormai è su tutti i siti, un italiano. Qual è lo straniero? Se è su tutti i siti, non mi faccia aprire il telefono qua, dai. Ranitovic, che è un giocatore che probabilmente in questo campionato solo di passaggio, perché considerando i regolamenti è un giocatore che dovrebbe andare da subito in categorie superiori. Preoccupato Maurizio? No, assolutamente no, anche perché noi abbiamo un progetto, quello di salvarci. Oggi abbiamo fatto una bella partita, come l'abbiamo fatto domenica scorsa a Foligno, che abbiamo gettato al vento il risultato. Abbiamo condotto la partita sempre in vantaggio, negli ultimi minuti abbiamo perso di 7. Volevo dire una cosa importante, perché il lavoro che fa questa società è che, oltre a una C-Gold, noi facciamo anche una Serie B femminile che inizierà a breve, facciamo un campionato di Serie D e poi facciamo comunque un campionato Under 20, Under 18, Under 15, e non, per non parlare di tutta un'attività di mini basket. Ci mettiamo anima e cuore sperando di fra qualche anno di ricevere frutti con qualche giocatore che non riusciamo a tirare fuori. Questa Serie C Gold quanto è importante per voi dal punto di vista proprio dell'impatto del progetto? Importante perché comunque ma anche la DNG, l'ha detto benissimo il presidente, sono campionati per noi importantissimi, c'è un progetto che va avanti, ma secondo me è importante anche il progetto che sta partendo col mini basket, che va assolutamente strutturato in un modo per far crescere le nuove leve. Maurizio aveva detto la cosa giustissima, anche loro hanno il mini basket, quindi è un progetto ad ampio raggio, e la Serie C a Lanciano, in una piazza come il Lanciano, è un progetto assolutamente importante. Allora, al momento non riusciamo a metterci in contatto con Filippo Di Giovanni, probabilmente è ancora in corso la riunione, ma noi diamo Attilio Piccioni come quasi pronto per la panchina del Chieti. Maurizio, rispettiamo la scaletta, adesso andiamo in Serie D, dopo parleremo del Chieti, magari proveremo a metterci in contatto. Però se ti dovessi far fare un'infarinatura su questo inizio campionato del Chieti, tu cosa mi rispondi? Tutti si aspettavano a dicembre praticamente già una mazzata al campionato, invece? Ma la squadra che è stata proposta e presentata all'inizio del ritiro era ed è una squadra importante, però purtroppo non ha reso come doveva. Sin dalle partite di precampionato un po' la squadra ha avuto qualche problema di assemblamento, poi ci sono state delle vicissitudini legate anche alla Coppa Italia, dove il Chieti perse in casa con il Miglianico, però poi per una situazione di procedure di un giocatore è stato ribaltato il risultato. È normale che poi un giocatore importante come Leccesi, che doveva essere la forza trainante di questa squadra, ha avuto un problema grave di salute, nel senso che ha avuto un infortunio importante, non si sa quale futuro possa avere questo giocatore. La piazza, come ho detto la settimana scorsa, la presenza del presidente Di Giovanni, è che sono anni che questa città, che questa società, che questa squadra tenta con tutte le forze di uscire fuori da un campionato dilettantistico. Non me ne vogliano le altre squadre, che rispetto con tutta la mia passione e la mia forza, però Chieti comunque ha una tradizione calcistica di Serie C importante, che secondo me è venuta meno da quando questa squadra purtroppo è venuta a giocare qui allo stadio Angelini, qui a fianco, inaugurato nel 70, perché la forza di Chieti era lo stadio della Civitella. Venire a giocare qui in un campo molto, molto largo, molto grande, ha influito anche da un punto di vista
di spettatori che prima erano abituati a uscire da casa alle 2, alle 2 e mezzo si recavano al campo, qui devi venire, insomma, tutta una serie di circostanze che non stanno facendo bene. Certo, la sconfitta di domenica scorsa in casa con il Miglianico ha acuito i problemi, ma quella di oggi è stata la pietra tombale, perché andare a Prato alla Peligna, giocare con i Nerostellati che venivano da risultati negativissimi e perdere 3-1, è un fatto gravissimo. Tra l'altro sull'1-1 abbiamo visto il rigore sbagliato da Delgado, ma siamo pronti ora, andiamo con Filippo Di Giovanni, presidente del Chieti, lo salutiamo con un grande applauso, il presidente del Chieti. Buonasera presidente. Buonasera Enrico, buonasera a tutti gli amici in studio. Insomma, un inizio di stagione al di sotto delle aspettative, era stato qui ospite da noi domenica scorsa ed era, l'avevo ascoltata carica, nel senso pronta per il riscatto. Invece la partita di oggi probabilmente, anzi, ha finito, ha segnato il ciclo marino sulla panchina di Chieti. La mia domanda secca è: ha firmato Attilio Piccioni? No. Non ha ancora firmato? No, non ha ancora firmato, ma non è detto, anzi non credo che sia Attilio Piccioni la soluzione del futuro. Ah, non è Attilio Piccioni, quindi andiamo a dire che non è Attilio Piccioni l'allenatore. Perfetto, quali sono le opzioni? Guarda Enrico, io sono in macchina, sì, perché comunque conto di chiudere una soluzione prima di domani mattina. Eh beh, allora a questo punto dai, domani mattina è tra qualche ora, tra 20 minuti domani è già domani. Domani mattina è fra qualche ora, per cui se, se la vostra trasmissione dura ancora un'oretta forse ce la facciamo, altrimenti no. Dura altri 20 minuti, quindi ci può dire chi sono le opzioni almeno? Beh, le opzioni sono un po' i nomi che sono circolati, però io ti dico questo, con Attilio Piccioni c'è stato un incontro questa sera e si è fatto ragionamento, però diciamo il punto di incontro fra il nostro progetto e le sue idee non è stato trovato. Avevamo altri nomi da valutare, lo stiamo facendo, io credo che sia importante dare un segnale alla piazza in questo senso, perché l'aspettativa è tanta e purtroppo è chiaro che oggi si è esaurito un ciclo. Lo dico con dispiacere, perché comunque non è mai bello quando arriva il momento di doversi separare da una persona con la quale si è condiviso un percorso, però purtroppo la piazza di Chieti è una piazza esigente, dove ecco, non possiamo permetterci altri passi falsi per non rischiare di compromettere questo campionato. Quindi diciamo la notizia è, sembrava fatta la firma di Piccioni e invece non si è trovato l'accordo. Non sarà Piccioni il nuovo allenatore del Chieti. Non sarà Piccioni il nuovo allenatore del Chieti. Filippo, ciao, sono Maurizio, scusami. Maurizio. Buonasera a te. Ma senti, una scelta interna, Sgherri? No. No. Tiziano De Patria, un ritorno? No, sarà una scelta in assoluta discontinuità, come è giusto che sia quando si fanno delle scelte che devono generare dei momenti di svolta. Però un paio di nomi ce li può dire, dai presidente, abbiamo detto tutti no, almeno ci dica i nomi. Guarda, che guarda Enrico, io per scaramanzia non voglio sbilanciarmi finché non chiudiamo. Vabbè, me lo dico io, che l'allenatore del Chieti, Montani. Montani? Enrico, io ti ripeto, facciamo l'applauso a Maurizio Formichetti, bravo Maurizio. Sicuramente uno dei nomi che sono stati vagliati, ma non ancora abbiamo definito la soluzione. Allora facciamo così presidente, noi proviamo a richiamarla alle 23:59, ci possiamo provare? Ci potete provare, però credo che avremo bisogno di maggior tempo. Sicuramente troveremo una soluzione, ma forse 20 minuti è un po' poco, anche perché insomma ci sono i tempi reali per gli spostamenti. Dino Zampacorte, vuole dire qualcosa al presidente del Chieti? No, intanto lo saluto e sono dispiaciuto dei risultati che non arrivano, anche perché Chieti è una piazza che merita ben altro. Detto questo, presidente, mi sento di consigliarla di dormirci su tranquillo, non ha nessuna fretta. Ma sì, ma infatti io l'allenatore si può prendere anche martedì, mercoledì, perché sbagliare due volte poi tendenzialmente cerco sempre di fare le cose con calma e tranquillità, perché i ragionamenti a caldo spesso portano a soluzioni frettolose. Adesso esatto, abbiamo da riportare tranquillità nell'ambiente, anche perché oggi comunque c'è stata contestazione, si sono un po' scaldati gli animi, è chiaro che se da una parte
c'è una esasperata voglia di risultato da parte della piazza e di chi segue la squadra. Dall'altra parte chi si trova a doverla dirigere poi deve dare equilibrio, ma senza per questo però non avere il coraggio di imprimere delle decisioni e delle svolte forti. Questo bisogna farlo, però ecco, magari un attimo di riflessione in più può giovare sicuramente. Allora, senza che la richiamiamo alle 23:59, però c'è sicura che la cena che avete fatto poco fa con Attilio Piccioni, che era partito appositamente dal Badriatica per venire a chiudere questo accordo, non ha dato la fumata bianca. Sì, io ringrazio Mister Piccioni per la disponibilità con la quale si è prestato ad ascoltare insomma quelle che erano le nostre esigenze, però purtroppo il punto d'accordo bisogna sempre essere in due per trovarlo. Però comunque chiudiamo proprio, Presidente, quello che ha detto Maurizio Formichetti, sottolineato dall'applauso qui dello studio di Montani, potrebbe essere un nome su cui sta lavorando. Potrebbe essere un nome, sì. Grazie. Filippo, ti tengo nel cuore, guarda, credimi. Grazie Maurizio. Grazie Filippo Di Giovanni, salutiamolo e gli facciamo un grande in bocca al lupo. Beh, abbiamo dato una notizia importante perché... Io non ho dato niente, io ho gettato... No, quello che non sarà Aldo Piccioni, perché era praticamente l'accordo sembrava cosa fatta, invece probabilmente... Avevo detto che... Si è acquato qualche problema sugli accordi. Presidente, ma quando bisogna fare un accordo con un allenatore, quali sono i problemi, oltre quelli economici? Ma io sono fortunato perché l'accordo con Raiola è stato fatto in un minuto e mezzo e spero che resista per il massimo delle stagioni possibili. In passato magari qualche sudore in più ci è voluto, però al momento il problema allenatore questa società non ce l'ha. Assolutamente, sono d'accordo. Andiamo in Serie D? Chiudiamo così con i riflessi filmati. Eccolo Stefano Raiola, che oggi era molto contento, è una delle poche volte che l'ho visto veramente contento per tutto l'arco dei 40 minuti, perché Presidente, l'anno scorso, mi corregga se sbaglio, è stato un gran campionato che vi ha portato alle Final Eight, vi ha portato a giocare i playoff con Valmontone, persi in gara 3, però ogni partita aveva quel blackout di 5-10 minuti di sofferenza. Ma Stefano è un vincente, bene, eh? Vuole vincere anche la partita dell'amichevole del martedì. Sicuramente l'anno scorso il volume di lavoro svolto non è stato premiato con il risultato finale e quindi sono stati 5 mesi lunghi e ci teneva tanto a partire bene e anche a gasare l'ambiente, direi. Senta Presidente, prima che di mandare in onda, come ha detto Enrico, i filmati della Serie D. No, parliamo anche, poi voglio chiedere anche una cosa di Roseto, vediamo i risultati. Dimmi Maurizio. No, ma perché molte volte un presidente sceglie un allenatore, fa un contratto triennale e subito nel corso di questi 3 anni, anche prima, il progetto viene meno. Di chi è la colpa? La colpa del presidente che è troppo invadente, non parlo di lei, parlo in genere, è troppo invadente, un general manager che non riesce a mediare fra allenatore, giocatori e presidente, o un allenatore che si è proposto in una certa maniera e poi nei dati di fatto non ha dato quello che si aspettava? Io do una risposta sincera: il basket è un po' diverso, anzi è molto diverso dal calcio. La Serie B di basket professionisticamente non è equiparabile al calcio, quindi nel mondo del basket si incontrano delle persone meno, le stesse società sono assolutamente meno professionali e meno professionistiche, quindi gli accordi vengono, quello che ci si dice, i programmi a lungo termine soprattutto hanno breve durata perché i risultati la fanno da padrone. Roseto, Presidente, si aspettava questa partita punto a punto, persa solo nel finale, 23 punti di Pearson? Ma Roseto è una squadra sottovalutata, è una squadra che quest'anno farà, se vogliamo fare le solite scommesse inizio anno, sono convinto che farà molto bene, ha un grande pubblico, ha un grande seguito, ha un grande allenatore e soprattutto ha un americano che secondo me in A2 fa la differenza, quindi non mi meraviglierei se Roseto anche quest'anno miracolosamente raggiungesse dei playoff in preventivati. Dino, Serie D di calcio, Avezzano e Vastese, due grandi nomi in panchina, due ex Pescara oggi in difficoltà, Palladini e Giampaolo. Palladini ha perso 2-1 contro San Maurese in trasferta, contro il Sant'Arcangelo in trasferta, mentre il Notaresco, che non si ferma più, di mister Chiodini, è andato a vincere 3-1 ad Avezzano. Vediamo intanto i risultati, eccoli qua. Il Notaresco mi sta stupendo, in positivo, questo è poco ma sicuro. Invece la Vastese mi sta stupendo in negativo. Perché? Perché la società è una società importante, perché l'allenatore è un allenatore molto importante, è stata allestita una squadra che secondo me ha tutti i crismi per lottare per vincere il campionato, quindi non si riesce a spiegare questa situazione
adesso diciamolo francamente, molto disastrosa, e che può portare anche a decisioni clamorose. Io mi auguro di no, perché nel calcio ho visto tante volte allenatori che hanno fatto fatica all'inizio. Paladini potrebbe essere uno di questi, ma che poi hanno spiccato il volo durante il campionato. Quindi io mi auguro che la stessa calcio sia tranquilla, non vada incontro a esoneri e queste cose qua, perché si va a sfaldare un progetto che io conosco, che era stato fatto all'inizio del campionato, e sinceramente, anche se i risultati in questo momento non stanno venendo, però io sono estremamente fiducioso, perché conosco sia il valore dell'allenatore, sia il valore del direttore sportivo, ma soprattutto anche il valore della squadra. So che il presidente è una persona equilibrata, quindi credo che non ci siano problemi, anche perché domenica prossima credo che la Vestese vinca. Benissimo, noi ce l'auguriamo chiaramente. Noi partiamo con i nostri riflessi filmati e poi saremo in chiusura, cominciando con il derby che ci racconta il nostro Massimo Profeta, la vittoria per 1-0, anche la prima sconfitta stagionale del Giulianova, tra il Francavilla del presidente Canteloro e il Giulianova di Capitan del Grosso. Un derby di grandi tradizioni che non tradisce le attese. Vince il Francavilla, primo KO stagionale invece per il Giulianova, che tuttavia esce a testa alta dal Valle Anzuca. Match winner Claudio Cafiero, magistralmente assistito dal sinistro magico di Ezequiel Banegas, i due tecnici Racchini e Stallone. Trend positivo, oggi la partita non era facile contro un avversario solido, però l'avete spuntata con intelligenza. Sì, hai detto bene, con intelligenza, perché sapevamo che la partita era equilibrata, comunque una squadra ben messa in campo che ha un modo di giocare che comunque ti mette in difficoltà, e quindi devo dire bravi ai miei ragazzi che hanno avuto pazienza. E poi che finale, dopo l'incrocio dei pali scheggiato da Banegas, grandissima intensità da una parte e dall'altra. Sì, è stata veramente una bellissima partita, faccio i complimenti al Giulianova, abbiamo sfruttato un calcio piazzato e non abbiamo subito gol, e questo è molto importante. Che cosa ha fatto la differenza in questo derby secondo Stallone? Ma io, secondo me, è stato proprio l'episodio, se posso permettermi, ovvero loro hanno avuto questo episodio del calcio d'angolo, la squadra del Giulianova esce a testa alta e forse onestamente, anche se credo che tutti gli allenatori portano l'acqua al proprio mulino, credo che il pareggio oggi sarebbe stato il risultato più. Tre padroni di casa, rientri importanti, Bedin a centrocampo, Cruz in attacco, la novità sostanziale, il debutto assoluto nel ruolo di terzino destro del francese Adama Koulibaly, classe 2000. Nel cuore del reparto nevralgico, prima da titolare per Maiolo, preferito a Mele, per contro il consueto e collaudato 5-3-2, Foro, regista Balducci, Fazzini e Mezzali. Davanti il tandem di Paolo, Tozzi, Borsoi. Subito aggressivo il Francavilla, intento a fare la partita, ospiti solidi e compatti. Di fatto grande equilibrio e portieri inoperosi. Al 30esimo, grande giocata di Palumbo che elude elegantemente Forò ma colpisce malissimo. Quindi cross di San Severino, sponda di Cruz, a vuoto Shiba, mano galeotta di Banegas, rete giustamente annullata e ammonizione per il fantasista argentino. Finale di frazione, diversi errori in fase di postazione in uscita, il Giulianova non ne approfitta con Tozzi, Borsoi e Forò. In pieno recupero invece del grosso, Shiba il pallone a Palumbo, contropiede corto da Tozzi, Borsoi e Balducci, invito in mezzo, testa di Di Paolo e sfera che lambisce il palo, dunque Giulianova ad un passo dal vantaggio. Avvio di ripresa, i giallorossi ospiti soffrono sui palloni alti. Terzo minuto, corner di Banegas, Nazari sfiora il bersaglio grosso. Sesto minuto, altro calcio d'angolo, parabola perfetta del solito Banegas, Cafiero si divincola dalla marcatura di Fuschi e schiaccia alle spalle di Shiba, 1-0 Francavilla. Primo gol stagionale per l'ex difensore dell'Aquila. Cominciano le sostituzioni, Alessio Palladini, figlio d'arte per Antonelli, Fazzini allargato sulla fascia mancina, sempre 5-3-2, Racchini invece surroga Maiolo con Mele, poi Cicerello per De Costanzo. Nel frattempo spunto pregevole di Palumbo che sonda centralmente, arma il destro, Shiba sventa con sicurezza, si infortuna Koulibaly, al suo posto Bellanca. 30esimo, punizione di Banegas, una autentica perla.
interna, Shiba Immobile, la palla scheggia l'incrocio. Il derby si infiamma, ultimi 20 minuti di grandissima intensità. Del Grosso prova al volo, non benissimo Spataro, a colpo sicuro Di Paolo timbra il palo, clamoroso. 36esimo, altri cambi, fuori Ferrante e Palladini, dentro Francioni e Torelli. 4-2-3-1, fasi finali davvero concitate. Girata centrale di Tozzi Borsoi, a quasi dell'incredibile invece. Ciò che accade al minuto 41, contrasto in mediana con Vigoria Bellanca, non è affatto un retropassaggio, ma il giovane portiere Spataro, assalito dal timore che l'arbitro possa interpretare in modo diverso, non afferra il pallone con le mani e interviene di testa. Che rischio pazzesco! Naturalmente il Giulianova si sbilancia esponendosi al contropiede della squadra di Rachini. 93esimo, da Banegas Mele che allarga troppo il compasso. Finisce qui, Francavilla batte Real Giulianova 1-0, ma complimenti a tutti. Avete subito la prima sconfitta stagionale, che però non va ad inficiare quanto di buono fatto non solo oggi ma in questa prima parte di campionato. Coppa Italia compresa. Mi fa piacere che tu l'hai ricordato, perché noi venivamo dalle 3 partite di Coppa e 4 di campionato, sono 7 risultati utili consecutivi. Questa è la dimostrazione della continuità, dello spessore, della solidità di questo gruppo di ragazzi, dei quali sono orgoglioso e che secondo me anche oggi mi permettono di uscire a testa alta, ripeto, a Francavilla, è orgoglioso di allenarli, e la continuità è quella che dà forza a un gruppo. Quindi voglio dire, come dici tu, l'episodio ci può stare, ma è un episodio che oggi ha cambiato la partita, non la prestazione. In quello che in pochi avrebbero pronosticato come match testa coda della classifica, il San Nicolò Notaresco c'entra il pokerissimo, volando sempre di più al comando del girone F, con 15 punti in classifica. Ancora zero, invece, un Avezzano spento e disattento, la copia sbiadita della passata stagione. Pesanti provvedimenti verranno presi in settimana, come detto a fine partita dal presidente Gianni Paris. Ma adesso parlerò martedì con il mister, se accetterà le mie condizioni per rimanere, rimarrà, altrimenti insomma andrà via anche lui. Pronti via, e Dos Santos si invola verso la porta, difesa da Monti, che anticipa di un soffio l'attaccante biancoverde. I teramani rispondono al settimo, cross di Minella, prolunga un difensore di casa che mette in difficoltà Fanti, con bontà rapace pronto ad artigliare la sfera. Il derby cresce di intensità, su un calcio d'angolo di Deramo Cerone impatta con la sfera, brivido per l'estremo ospite. L'Avezzano ci crede e passa, sempre dalla bandierina, cioccolatino di Bisegna che pesca di Gianfelice, che confeziona così il gol dell'1-0 facendo esplodere il De Marsi. La squadra di Mister Cudini non si fa intimorire dallo svantaggio. Dopo soli 120 secondi Moretti penetra in area, si mette in proprio, conclude e, complice una sfortunata deviazione, pareggia immediatamente per i suoi. L'11 di casa è in bambola. Al 33esimo, su un pallone perso banalmente a centrocampo, immediata verticalizzazzazione per Minella che a tu per tu con Fanti rimane freddo e non sbaglia il gol del sorpasso. L'ultima emozione di un acceso primo tempo porta la firma di Bisegna, incrocio dei pali a Monti battuto. Dopo il tè negli spogliatoi, sempre Bisegna, sempre da un calcio piazzato, cross al centro per Capitan Menna. Monti, reattivo, respinge. È l'ultimo sussulto dei marsicani. Al 60esimo arriva l'episodio che chiude definitivamente la partita. Errore da matita blu di Bisegna, fino a quel momento uno dei migliori di mister Giampaolo. Candellori ringrazia e sigla il gol del definitivo 3-1. L'Avezzano esce dal campo mentalmente e fisicamente. L'unico episodio degno di nota è questo fuorigioco segnalato a Cerone, inesistente. Umori totalmente opposti, come la classifica al termine del match. Per mister Cudini un sogno, per il presidente Paris un incubo, a cui prenderà immediatamente duri provvedimenti, sia per quanto riguarda la panchina di mister Giampaolo che la composizione della rossa marsicana. No, ormai non pensiamo più a un campionato da promozione o da playoff, pensiamo soltanto a salvarci, e quindi rimaniamo così, pensiamo solo a salvarci. Cosa succederà allora dunque? Ci sarà una rivoluzione in rosa, una rivoluzione appunto sullo staff tecnico? Sicuramente andranno via tre o quattro giocatori di quelli che hanno... avevano un peso specifico per le sorti della società, andranno via, e poi cercherò, ecco, di ricostruire, come ho fatto qualche anno fa, una rosa più adatta alla mia presidenza, all'idea della maglia dell'Avezzano Calcio, alla caparbietà, alla voglia di amare questi colori e non giocare tanto per giocare. È importante, al di là del momento che può forse
distogliere l'attenzione da quella che è le qualità di una squadra. Però come spesso capita, Mari non sempre si ha la tranquillità di sviluppare le gare, cosa che è successo oggi all'Avezzano. Noi siamo stati bravi, l'abbiamo interpretata come l'avevamo preparata, e in questo momento la nostra forse spensieratezza, non lo so, la nostra brillantezza, anche il modo di saper stare in campo ci sta dando grosse soddisfazioni, e di questo devo ringraziare i ragazzi che anche oggi mi hanno dato un'ulteriore prova di forza. Sicuramente l'obiettivo rimane lo stesso, però qualcuno inizia a sognare. Sognare sicuramente è lecito, questo al di là delle situazioni. Noi sicuramente l'obiettivo non cambia, di domenica in domenica mi auguro che sia sempre questa la domanda, però non deve cambiare il nostro obiettivo, non deve cambiare il nostro modo di fare, perché questo ci può portare a qualcosa di buono, che prima di tutto è la salvezza, e poi si vedrà. E noi abbiamo ascoltato Mirko Cudini, tra l'altro ci ha raccontato un aneddoto nel corso di un'intervista in settimana, che doveva andare al Torino tanti anni fa, doveva andare dal Torino alla Sampdoria. Chi, scusa, mi sono visto? Mirko Cudini. Mirko lo conosco da 25 anni. Doveva andare alla Sampdoria, sì. Però poi scelsero un certo Ugo Campagnaro. Esatto. Anzi, c'era... Non era male, lui non era male. Noi siamo arrivati al termine di questa puntata, ragazzi. Io vi ringrazio, grazie ai vostri istruttori, grazie alla Federazione Italiana Sport Equestri. Che c'è, Maurizio? Eh sì, non ti preoccupare, facciamo tutto dopo. Fatevi l'ultimo applauso e complimenti, perché avete tantissime medaglie. Ultimo giro con i nostri ospiti. Non ci richiama il presidente del Chieti Di Giovanni, quindi non ci sono aggiornamenti rispetto a quello che è stato detto prima, quindi Attilio Piccioni non siederà sulla panchina del Chieti, trattative con Montani, ma le sorprese tendono ad esserci ancora, sarà una notte di riflessione. Dino Zampacorta, un giocatore, uno che Dino Zampacorta si sente di consigliare al presidente Sebastiani, è la scelta dai giovanissimi fino a uno già fermato. So che Zlatan Ibrahimovic vorrebbe tornare in Italia. Sarebbe male, no? Questa sì, battuta sì. Dovresti offrirci una birra a tutti quanti dopo la trasmissione, lo sai, sì. Non sarebbe male, tu mi hai detto uno, io ho detto uno. Poi casomai ci dobbiamo vendere il municipio per pagarlo, ma comunque uno. Vabbè, vuoi glissare sul mercato? Io credo che se non ci sono infortuni, la mala sorte non si accanisce sul Pescara, e Pescara sta bene così com'è. Perfetto, questo mi piace, questa risposta. Presidente Di Fabio, complimenti ancora per il progetto, complimenti. Grazie. Per l'inizio. Una curiosità, volevo sapere, visto che l'anno scorso non vi siete lasciati in buoni rapporti, scusate ragazzi, non vi siete lasciati in buoni rapporti, ha stretto la mano a Drigo quando l'ha visto oggi al Pala Aterno e Gas? Non ci siamo incrociati, colgo l'occasione per fargli i migliori auguri per una stagione positiva. Nardò è una squadra che oggi mi ha fatto simpatia, con il pubblico al seguito, quindi... Niente di che, senza ripeto. Ha preso un gran giocatore Nardò, quindi glielo possiamo dire. Beh, Nardò ha un quintetto sicuramente importante, una tifoseria importante, una società ambiziosa. Con Drigo avrà sicuramente la possibilità di fare un salto in avanti di qualità. Presidente, scusi, forse lei ha preso, non so, nello sport gli auguri, so, in bocca al lupo voleva dire, no? In bocca al lupo, in bocca al lupo, ecco, in bocca al lupo, in bocca al lupo. Lo riprenderebbe un domani Drigo a Pescara? Sinceramente no. Mi fa sempre sorridere il presidente Carlo Di Fabio, a me, perché è sempre molto sincero. Quanti spettatori si sogna Mattioli di portare in questo palazzetto? Il nostro obiettivo è arrivare a quota 500 di abbonamenti. Le prossime due partite sono due trasferte, poi avremo la partita infrasettimanale con la Lamezia Terme, e in più come minimo gli spettatori che ci sono oggi, che sono venuti oggi. Complimenti, perché già le basi, il buongiorno si vede dal mattino. Grazie. Complimenti tante. Maurizio, con te, visto che devo essere... il ciclismo chiudiamo, perché devo essere sincero. Intanto ricordiamo che oggi la Parigi Tour l'ha vinta Craig Andersen, della squadra di Tom Dumoulin. Bocche molle ma ha vinto il Beghelli, con avendo anticipato il gruppo negli ultimi 3 chilometri con una grande azione. Ti devo fare i complimenti, Enrico, perché... scusami, adesso devi dire in diretta quello che mi hai detto qualche settimana fa, che testa a testa batti molti dei professionisti che hanno fatto Giro d'Italia e Matteotti, che hanno fatto, figurati.
Ma la cosa vera, adesso te la sto per dire qual è, la cosa vera è che devo fare i complimenti a Maurizio Formichetti, perché due settimane fa in questi studi io gli chiesi il pronostico dei primi tre del mondiale, lui me li ha indovinati due su tre, il primo, il secondo e il quinto. Lui aveva detto Valverde, aveva detto Bardet, che non lo pronosticava nessuno, e aveva detto Moscon, ha preso il primo, il secondo e il quinto. Quindi a praticare allora offro una cena, perché se ci indovino offro una cena. No, esatto. Però allora a praticarlo il ciclismo non fa paura a nessuno, però indovina a pronosticarlo, e quindi ci può dire chi vincerà in Lombardia. Io ti avevo detto che l'Emilio poteva vincere Bardet ed è stato lì. Ritorno ancora una volta su Bardet, che va forte in discesa, dallo scollinamento fino all'arrivo sono 8 km, di cui 3 km importanti. Io dico Bardet. Tre ne devi dire. Beh, allora dico Bardet, Valverde se non ha fatto gli stravisi. E metto Moscone, che va veramente forte. Non sai che non è d'accordo Carlo Di Fabio, che è un grande attento osservatore di ciclismo? Chi è il favorito del Lombardia? Ma io sono innamorato di Valverde, quindi voglio dire un corridore fuori limiti di età, quindi voglio dire Tour, Giro di Spagna, Mondiali, anche che hanno fatto, poi c'è stata anche quella che ha vinto l'Italia, cos'era? Un altro campionato del mondo? Che cos'era? Campionato d'Europa vinto. Campionato d'Europa, quindi un corridore che se sta negli ultimi 10 chilometri imbattibile. È vero, è il bandito lo chiamano, lui praticamente per la sua... Per il suo carattere ha perso. Mi fa piacere, vuol dire che quando i presidenti Marchesani e Di Fabio ci inviteranno in quella cena di venerdì prima del derby, potete parlare tranquillamente di ciclismo e commentare il Giro di Lombardia. Ma io non ci sono, però. E ci seguirai in streaming, Maurizio. No, dai. Non ci sono nemmeno alla cena. Mangeremo noi per te. Mangeremo noi per te. In chiusura. Vediamo in Giappone a fare stagione. Obiettivo per il 2019 vostro. Nel 2019 noi cerchiamo di continuare il trend in crescita, che c'è del movimento, che è esploso praticamente tra il 2017 e il 2018, e soprattutto cercare di rendere questo sport, che queste discipline, ma l'intero mondo, l'intero movimento dell'equitazione, un attimino più manageriale, un attimino più professionale, perché forse manca quello, ed è per questo che tante persone, compresi i signori qua, non ci conoscono, oppure hanno quell'idea facile che dicono tanto fa tutto il cavallo. Speriamo di aver dato una mano a diffondere il vostro sport. Noi ce l'abbiamo messa tutta questa sera. Sì, grazie, sì, per averci, per essere stati qui. Grazie ragazzi, grazie a tutti. Ci divertiamo molto con il nostro sport. Fantastico. Dimmi, Maurizio. A differenza del ciclismo, che dove conta la bicicletta conta poco, nel vostro sport il cavallo conta quanto il... Sì, è un binomio, sono due atleti, è uno sport che è molto poco conosciuto, ma non per colpa di chi non lo conosce, per colpa degli addetti ai lavori che hanno cercato di fare uno sport di nicchia, certe volte anche tendono ad isolarsi. Perfetto, grazie, mezzanotte in punto devo chiudere, grazie a Andrea Bernardinelli, grazie a Dino D'Angelo che ha curato la regia, grazie a tutti voi che siete stati con noi e ci vediamo la prossima settimana per una nuova puntata della Domenica Sportiva di Rete 8. Buonanotte, ciao.